Sente niente. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Ci siamo? Siamo? Siamo tutti? Allora, se attivate i microfoni facciamo l'appello, anche perché in prima convocazione c'era il numero legale, ma per motivi tecnici non potevo continuare perché non funzionavano i collegamenti, quindi adesso invece siamo in grado di poterlo affrontare. Facciamo l'appello non di seconda convocazione, facciamo l'appello per quanto riguarda il riavvio dei lavori. Buon tempo Luciano, Cimurroni Carla. Con l'Antoni Ferdinando presente, D'Angelo Daniele presente, okay. Del Beato Tiziano, De Matteis Giorgio, sostituito da Dundè, la delega per favore. De Santis Francesco, De Santis Lelio, presente. Mancini Angelo, presente. Palumbo Stefano, Palumbo Romano, Romano Paolo Rocci, il sostituto di Sant'Angelo Rocci, Serpetti Elia, presente. Ok, ci sono presto collegati anche l'assessore Mannetti. Presidente, buongiorno. Presidente, sono Tiziana Del Beato, ci sono, Sì, ok. Allora. E mi diceva Roberto Silveri se poteva essere invitato a partecipare. Sì, lo so, non so come si faccia, quindi se riuscite voi, okay. Potete invitarlo, io non sono in grado in questo momento. Allora, dicevo, c'è presente l'assessore Mannetti. Presidente, scusi un attimo, l'assessore Bergamotto non può essere presente perché è in un altro incontro. Stavo giustificando, segretario, perché mi ha mandato una mail, quindi stavo... Va bene, così. Allora, dicevo, l'assessore Mannetti è presente, era invitata anche l'assessore Aquilio, che è presente, vedo in linea. Vedo l'avvocato Coluzzi e dovrebbe essere collegato anche l'avvocato De Nardis insieme a Dino Pignatelli, che è l'amministratore del centro turistico. È così? Pignatelli non ci risponde. Presidente, buongiorno, sono Dundè. Sì. Dundè, già l'ha messa presente. Grazie. Prego. Dicevo, non vedo collegato il presidente del centro turistico. Adesso proviamo a contattarlo telefonicamente, perché senza il presidente del centro turistico penso che possiamo fare poco. Datemi 5 minuti, rimanete in linea.
Guardate, sto contattando il presidente. Mi ho chiamato la segretaria per farmi dare il suo numero di telefono. Presidente, appena me lo sono manda, collegato, sì. Sì, lo so. Però... lo vedo. È collegato anche per tempo, è collegato. Buongiorno, Giustino, buongiorno. Come? Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ok, buongiorno. Adesso chiamiamo, eccolo qua, chiamiamo in diretta il presidente. Pronto, ingegnere, sono Giustino Masciocco. Salve. È collegato? Perché non la vedo. Cioè non... Basta che toglie il microfono, perché l'ho chiamato e non riuscivo a parlarle. Ah, ok. Cioè, quindi mi sente, cioè, su Teams? Mi vede? Perché se io guardo su mostra partecipanti non la trovo. Allora ieri si è stato contattato da parte della segreteria, no? Con la mail, esatto. Quindi con la mail entri. Allora, Team l'ha scaricato? No, non ci sta. Bisogna scaricare Team. E bisogna... Buongiorno, Giustino. Scusate, mi collego. Sì, Angelo. Aspetta, ci sta bene. Con Giustino Pignatelli deve utilizzare come ha fatto l'altra volta, praticamente. Lo abbiamo fatto tramite browser, senza scaricare Teams. Tramite browser, mi dice Bernardi. Magari faccio un colpo di telefono io, così lo aspetta, aiuto. Adesso ti chiama Bernardi, ok, ciao. Ok, Angelo, chiamalo tu. Ok. Vediamo se riusciamo a metterlo in linea. Intanto si è prenotato D'Angelo. Presidente, sì, però dobbiamo aspettare si collega il presidente Pignatelli, perché le domande sono rivolte a lui. Lo so, ma deve prima fare la relazione Romano, che mi ha chiesto la commissione. Certo, assolutamente. Aspettiamo che si colleghi Pignatelli. Però un suggerimento, Giustino. Dimmi, Angelo, sto qua. Io a tutti quanti. Cioè, se queste persone invitate provassero, come ha fatto visto l'assessore Aguilio e altri, a mettersi in contatto. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Nella prima convocazione, non aspetteremo un'ora dalla prima. Lo so. Adesso siamo a posto, perché vedo Pignatelli, in linea. Cioè, quindi il presidente è in linea. No. Il presidente ci sente? Se toglie l'audio. Presidente Pignatelli, se toglie l'audio, ok. Se deve togliere l'audio, però. La vediamo sulla tele, la vedo, però non la sento. Adesso mi sente? Adesso la sento, perfetto. Allora, se per voi va bene, finalmente è stato un parto difficile, però ce l'abbiamo fatta. Dicevo, come diceva il segretario, l'assessore Bergamotto è stato delegato dal sindaco a rappresentare l'amministrazione in altro luogo, quindi non può essere presente, ma abbiamo comunque la dirigente. La commissione è convocata su richiesta del consigliere Romano per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno che voi avete notato, cioè gestione infopoint terminati con le maggio, vicenda Casolio, verifica rispetto al piano di rientro,
rispetto alle tempistiche relative ai versamenti dei contributi al pagamento dei salari, contratto con la protezione civile, e ci aggiungerei un altro, credo che questo poi ci farà un aggiornamento la dirigente Coluzzi, per quanto riguarda la Corte dei Conti rispetto alla riduzione del terzo, della riduzione del contributo del contributo appunto al presidente del centro turistico in presenza di 3 esercizi negativi per quanto riguarda le SPA. Allora, se voi siete d'accordo sull'ordine dei lavori, io farei in questo modo: farei fare una relazione punto per punto in un quarto d'ora a Paolo Romano per quanto riguarda i punti che sono all'ordine del giorno. Dopodiché, se volete, potete intervenire per porre delle domande. Poi facciamo intervenire il presidente del centro turistico, dopodiché apriamo la discussione. Siete d'accordo? Ok, quindi non ci sono problemi. Paolo Romano, prego. Grazie Presidente, un buongiorno a tutti e un buongiorno agli ospiti della Commissione. La ringrazio Presidente per aver accordato questa commissione in tempi anche brevissimi. È una commissione importante perché serve a far luce a diversi aspetti gestionali e critici che riguardano la società del centro turistico. Va ricordato che già in tempi precedenti, cioè a marzo, cioè all'inizio, prima del lockdown, diciamo del blocco totale dovuto al Covid, si era in procinto di discutere di criticità del centro turistico del Gran Sasso. Oggi chiaramente aggiungiamo a quelle criticità, una l'ha già detta il presidente Masciocco, anche tutto lo stato dell'arte e lo stato comunque sia relativo al Covid-19. Per quanto riguarda quelle che sono le criticità pregresse, sono più o meno sempre le stesse, ormai le conosciamo bene, sono note, anzi vorrei far di più, vorrei ripartire proprio dall'ultimo comunicato dei sindacati, che ringrazio per aver rilevato nuovamente quelle che sono le problematicità dell'azienda. Quello che invece bisogna, come parte politica, come commissione, andare a sottolineare è che non si deve e non si può sfruttare una situazione per fare della politica o uno scontro tra amministrazione e amministratore dell'azienda del centro turistico. Potrebbe sembrare, dall'ultimo comunicato fatto, che io voglio andare a favore dell'ingegner Pignatelli. Voglio subito chiarire anche questa nota, perché sono stato io, insieme al collega Palumbo, a richiedere un anno fa una commissione, una quinta commissione, che riguardava il sostituto direttore d'esercizio, ricorderete tutti, dell'ingegner Daniele Pignatelli, figlio dell'amministratore Dino Pignatelli, e a richiedere una mozione di sfiducia nei riguardi dell'ingegner Pignatelli, mozione che chiaramente non fu accordata dalla maggioranza, ma che segnò comunque il passo per quello che è stata ed è tuttora l'amministrazione e la gestione dell'amministrazione del centro turistico. È chiaro che non sarò anche in questo caso favorevole all'ingegner Pignatelli, ma voglio sottolineare che quello che è successo per ciò che riguarda le retribuzioni è un fatto grave. È un fatto grave che però riguarda l'amministrazione comunale, non riguarda sicuramente l'ingegner Pignatelli, che ha sicuramente tante pecche, ma non quella della retribuzione relativa all'ultima mensilità, che voglio ricordare, dato che ho fatto un accesso agli atti in data 27 maggio, ha ragione proprio per capire la situazione delle retribuzioni, è stata emessa una fatturazione elettronica da parte del centro turistico in data 15 maggio proprio per il ratio di aprile. La determina copertura di questo ratio è stata emessa il 28 di maggio, cioè praticamente poco dopo il mio accesso agli atti. È sicuramente una causalità. Io non voglio dire che sia stato grazie all'accesso agli atti che siamo arrivati alla determinazione, però è pur vero che questi ritardi in un periodo come quello che stiamo vivendo del Covid non fanno bene sicuramente all'azienda in termini di immagine, sicuramente all'amministrazione per lo stesso motivo, ma soprattutto ai dipendenti che in una situazione grave come quella che si sta vivendo
preferisco e preferivano avere una maggiore certezza e trasparenza da parte di tutti. E, al di là di questo, cerco di seguire un po' la logica dell'ordine e dei lavori. Gestione InfoPoint e Terminal di Colle Maggio, la vicenda del gasolio, il piano di rientro e poi, come dicevamo, i contributi relativi al salario, ma anche ai contributi previdenziali. Allora, Presidente, volevo solamente dire questo, che la relazione sarà completata per la parte afferente alla convenzione con la Protezione Civile all'Hotel Cristallo dal collega Serpetti, che l'ha seguita in prima persona. Allora, sulla gestione InfoPoint e Terminal di Colle Maggio. Allora, sul Terminal di Colle Maggio, ricorderete una commissione di novembre scorso dove uscì il problema di due dipendenti che stavano prestando lavoro al Terminal di Colle Maggio per il Comune dell'Aquila. Questa commissione portò a una deliberazione, vale a dire a un disciplinare, con la delibera 106 del 2020. Aspetti, Presidente. Sì, la 106 del 2020. Su questa deliberazione ci sono praticamente tre problematiche. Una, che è afferente alla natura stessa del disciplinare e quindi a una competenza amministrativa. Due, il problema della firma dello stesso disciplinare, perché io vorrei sapere se questo disciplinare è stato firmato o meno. Tre, il problema degli esuberi, perché non si capisce se ci sono meno degli esuberi a parte del centro turistico e quanti sono. E poi altre problematiche tecniche che nel disciplinare chiaramente vengono fuori. Partiamo dall'inizio. Allora, il disciplinare è stato fatto in fretta e furia dopo che in quella commissione tutti quanti chiaramente fecero in modo di far capire all'amministratore Pignatelli che non si potevano dare due dipendenti così, solo con una comunicazione vocale, per la gestione del Terminal di Colle Maggio. Allora, il disciplinare è un'altra nota negativa per quel che riguarda il Consiglio Comunale. Perché? Perché c'è scritto all'interno della delibera, si doveva arrivare ad una convenzione o ad un addendum del contratto di servizio. Lo si dice all'interno della deliberazione, ma è lo stesso settore ad evidenziare la problematica che più che un disciplinare doveva esserci una convenzione o un addendum. Che cosa viene fatto? Viene fatto un disciplinare che viene approvato semplicemente in giunta, tanto per esautorare di nuovo il Consiglio Comunale, senza alcun passaggio formale come doveva essere fatto secondo quelle che sono le regole. Non solo, il disciplinare doveva sanare una situazione che era partita dal 1° settembre del 2019, data in cui hanno iniziato a prestare servizio i due dipendenti del centro turistico. Dal 1° di settembre siamo arrivati al disciplinare a febbraio del 2020 e nonostante tutto ancora questo disciplinare non viene firmato. Quindi i due dipendenti continuano a lavorare all'interno del Terminal di Colle Maggio, ma senza avere quella copertura giuridica che la norma richiede. E poi arriviamo al problema degli esuberi, perché non si capisce se ci sono gli esuberi, quanti sono, se sono due, se sono uno. Addirittura si fa riferimento a due esuberi e a un terzo che deve essere praticamente a scelta dell'amministratore Pignatelli. Poi si fa riferimento a un solo esubero e a un esubero volontario. Anche questo è da capire, perché è un fatto di rispetto nei riguardi di quei dipendenti che chiaramente sono coinvolti. Sugli aspetti tecnici, nel disciplinare poi, si evidenziano alcune criticità che andrebbero fatte notare. Perché se è vero che il centro turistico presta dei dipendenti all'amministrazione comunale per il lavoro del Terminal di Colle Maggio, è pur vero che il centro turistico non può, come si evince dall'articolo 9, poi andarsi a prendere delle responsabilità oggettive che invece dovrebbero essere in capo all'amministrazione. E qui faccio riferimento appunto all'assicurazione agli obblighi contrattuali, in cui praticamente il centro turistico assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e o di danni eventualmente arrecati a persone o a cose. E questo è in contraddizione con quanto scritto invece in precedenza, nel quale si viene a dire che nell'esecuzione delle attività le suddette unità di personale del centro turistico potranno ricevere direttive e indicazioni esclusivamente da parte dell'amministrazione comunale e del sovraindicato funzionario comunale che è Bolino, ed è esclusa qualunque ingerenza da parte di altro
personale. E qui appunto andrebbe spiegato il motivo di tale contraddizione, perché se noi i dipendenti li prestiamo all'amministrazione comunale per il terminal e quindi li togliamo dalla responsabilità del centro turistico, com'è possibile che poi ci ritroviamo all'articolo 9 con delle responsabilità che invece ricadono sul centro turistico? E questo andrebbe chiaramente spiegato. Stessa cosa per quanto riguarda l'InfoPoint, perché l'InfoPoint, innanzitutto il terminal di Collemaggio, la disciplinare fatto col centro turistico è a completamento dell'InfoPoint. InfoPoint che ha però un'altra caratteristica, perché ha un'altra tipologia di gestione, sempre relativa al centro turistico. E qui andrebbero analizzate anche altri aspetti. Uno, quanti dipendenti lavorano lì all'InfoPoint per quanto riguarda il centro turistico? La delibera del 2017 parla di 2 dipendenti. Lavorano effettivamente 2 dipendenti del centro turistico? Sì o no? La deliberazione del 2017 ormai sta arrivando a scadenza, perché l'ultima proroga parlava di giugno del 2020. Cosa si intende fare in merito alla gestione dell'InfoPoint? Non solo. All'interno dell'InfoPoint, devo dire, c'è stata anche una buona risoluzione relativa al Dimunda, che sicuramente l'assessore Aquilio potrà spiegare molto meglio, che ha portato molteplici servizi all'interno dell'InfoPoint e anche soddisfazione da parte chiaramente degli utenti. Cosa si intende fare con questa progettazione? Si intende portarla avanti oppure no? Io già nel periodo Covid avevo avanzato delle proposte e dicevo appunto che se dal terminale di Collemaggio abbiamo una tipologia in aiuto chiaramente alla gestione del terminale di Collemaggio, io non capisco perché la stessa tipologia non può essere utilizzata per quanto riguarda l'InfoPoint. Al terminale di Collemaggio 2 persone sono prestate dal centro turistico, quel costo del centro turistico è pari a 56.000 euro, di cui il 50% va per il ripiano del debito e l'altro 50% va praticamente per le retribuzioni dei 2 dipendenti, sgravando quindi anche del costo del personale il centro turistico. Stessa cosa che secondo me poteva e può essere fatta per quanto riguarda l'InfoPoint, dando una mano al centro turistico nell'abbassamento dei costi del personale e nello stesso tempo anche risparmiando piuttosto che ricorrere al mercato con una società in house. Anche qui però sull'InfoPoint, Presidente, manca una convenzione, perché dalle stesse note dei settori che poi scrivono, ma dalla stessa nota dell'ingegnere Dino Pignatelli, viene fuori che servirebbe appunto una convenzione ed un addendum contrattuale. Una convenzione, un addendum contrattuale che dovrebbe ricomprendere anche l'immobile di via Santa Elisabetta, perché io non capisco in che modo, essendo competenza del Consiglio Comunale il patrimonio, e vorrei sottolinearlo, com'è possibile che con una semplice delibera di giunta viene assegnato questo immobile, che rientra comunque sia anche in una situazione relativa all'InfoPoint, e com'è possibile che il Consiglio Comunale non abbia deliberato nulla? Cioè, com'è possibile che, come al solito, il Consiglio Comunale viene esautorato nelle sue competenze, sia delle società partecipate e sia relativa al patrimonio? Andando avanti, abbiamo il problema appunto del gasolio, che è stato, ricorderete tutti le note stampa, chiaramente, che ci sono state, il furto del gasolio, e qui vorrei fare un piccolo quadro della situazione. Su a Campo Imperatore abbiamo appunto 2 cisterne, una da 10.000 litri e l'altra che invece è da 18.000. Il furto è avvenuto appunto nella cisterna da 18 litri, con la quale viene riempita poi utilizzato completamente il gasolio, quella da 10.000 litri. E in più abbiamo 7.000 taniche che servono in caso di necessità. Su questo furto andrebbero evidenziate sia le problematiche relative a quanto accaduto, e quindi andrebbe chiesto anche all'ingegner Pignatelli quali sono le novità sul furto, ma anche per capire come ci si comporterà per la prospettiva futura,
perché quello che è successo è grave, ha evidenziato alcune criticità soprattutto nella vigilanza, soprattutto nella sorveglianza, nel monitoraggio, che in futuro sicuramente non dovranno ripetersi. Voglio sottolineare come il serbatoio dove è avvenuto il furto è interrato e cementato, è munito di un coperchio di ferro, ma non è munito di alcuna chiusura di sicurezza. Una volta scaricato, non esistono dei controlli periodici che dovrebbero essere fatti in termini di vigilanza. E in termini sempre del furto, vorrei ricordare come la strada di Campo Imperatore è stata chiusa il 12 dicembre e la consegna è avvenuta il 21 di ottobre 2019. In questo frangente, appunto, non c'è stata alcuna vigilanza da parte del centro turistico. Spero che chiaramente l'ingegner Pignatelli possa confutarmi in questo che sto dicendo. E per di più, nel periodo, io quello che credo, non voglio essere insomma troppo duro, che servirebbero delle misure concrete, delle misure di vigilanza, delle misure che possano creare un monitoraggio anche all'interno del mansionario, del famoso mansionario, cioè riuscire ad affidare il problema del carico e scarico del carburante a delle persone specifiche, cosa che nel regolamento di esercizio che mi sono andato a leggere non ho assolutamente trovato. Anche questo andrebbe assolutamente corretto. E poi tutte misure che io spero che dal furto in poi l'ingegner Pignatelli abbia messo in atto. Con il gasolio arriviamo al mansionario. È un problema questo gravoso che non è degli ultimi tempi, ma è relativo ormai agli ultimi anni del centro turistico, un problema che è stato evidenziato anche dal commissario straordinario, l'avvocato De Nardis, nella relazione di fine mandato al centro turistico. Un mansionario che ha causato tantissimi problemi legali, che ha causato un esborso per quanto riguarda gli avvocati, e che comunque sia non è stato mai corretto. A questo voglio anche far riferimento all'ultima commissione di novembre, quando l'ingegner Pignatelli, davanti ai commissari ma anche ai sindacati, aveva promesso il mansionario, aveva promesso una concertazione con i sindacati che sarebbe avvenuta quanto prima, e quindi spero che tramite questa commissione possa dar conto di questo mansionario e insieme al mansionario anche della pianta organica, che chiaramente non è un problema di poco conto, ma è attinente e collegato direttamente. Poi andiamo al problema che è un po' più gravoso, che è quello del piano di rientro. Il piano di rientro, sappiamo tutti la deliberazione del 2016, sappiamo tutti che a fronte di quel trasferimento straordinario, secondo la norma, il testo unico delle società partecipate, c'è stato un piano di risanamento che doveva essere seguito e a cui dovevano chiaramente anche qui esserci tutta una serie di informative tali da poter dare garanzia non solo del piano di risanamento ma anche di quel business plan che doveva esserci per quanto riguarda lo sviluppo del Gran Sasso e che invece ancora oggi non abbiamo. Anzi, dirò di più, nelle ultime deliberazioni, cioè quelle dell'analisi dell'assetto delle partecipate che la norma del testo unico sulle società partecipate ci impone, aveva già evidenziato sia nel 2018 sia nell'ultimo del 2019 ha continuato ad evidenziare questa criticità. Nel 2018 era arrivata anche la Corte dei Conti, che ci aveva esortato a vedere il piano di attuazione del piano di risanamento, e nello stesso tempo chiaramente anche il piano di sviluppo, il business plan che il Gran Sasso, di cui il Gran Sasso ha assoluto bisogno. Nel 2019, a fronte di quanto scritto dalla Corte dei Conti, a fronte di quanto riportato dalla deliberazione di dicembre del 2018, arriviamo alla stessa identica situazione dell'anno prima, dove
il piano di risanamento non c'è, in cui si esorta veramente un piano di risanamento, anzi si fa di più, perché a fronte dell'inerzia dell'amministrazione è la stessa giunta comunale non si sente più nulla. Paolo, ti abbiamo perso. Paolo? Non lo sentiamo più. Sentite? Sì, sentite? Sì. Ok, allora. Era stata la stessa giunta comunale ad avanzare la proposta di un trasferimento di beni immobili. Attiva anche la telecamera. Ah sì, scusatemi. Per quanto riguarda il piano di risanamento. In quella deliberazione vorrei ricordare che ci fu anche un emendamento sottoscritto dal collega Di Benedetto e anche dal sindaco Biondi, in cui si chiedeva all'amministrazione di predisporre uno studio con indicazione del possibile percorso di unificazione del TPL dei servizi svolti da Centro Turistico del Gran Sasso e AMA all'interno della società di trasporti AMA SPA, trasformando la società Centro Turistico del Gran Sasso in una società patrimonio che gestisca tutta l'impiantistica sportiva cittadina, di valutare un piano di rientro abbondantemente dilazionato finalizzato al superamento della crisi da sovraindebitamento. In virtù di questo emendamento, sottoscritto e redatto da me, dal collega Di Benedetto e sottoscritto anche da Biondi, vorrei sapere cosa è stato fatto da parte dell'amministrazione comunale, se è stato fatto qualche passo in più, oppure anche qui arriveremo alla prossima deliberazione di dicembre dell'analisi delle partecipate e probabilmente scriveremo di nuovo la stessa cosa, piano di risanamento da valutare, problema inerzia centro turistico e quant'altro, quindi anche questo è importante. Io vorrei dire politicamente solo una cosa. Io, ingegner Pignatelli, sicuramente non darò la falsa speranza di difenderla, perché credo che all'interno della gestione del centro turistico tante cose dovrebbero essere riviste, ci sono tante opacità e tante criticità. Nello stesso tempo però io vorrei dire una cosa all'assessore Mannetti, perché l'articolo dei sindacati parla chiaro, ma anche il mio vuole essere insomma molto chiaro e trasparente. Un amministratore può essere rimosso, e può essere rimosso per più motivi: uno, per obiettivi non raggiunti; due, per criticità che dovevano essere risolte e non sono state risolte; tre, per aver aggravato delle questioni che già erano in essere quando invece doveva migliorarle. Allora, queste sono motivazioni oggettive. La politica oggi deve avere una capacità decisionale, deve avere la capacità di dare l'indirizzo in maniera certa e chiara, non utilizzare sotterfugi, e soprattutto in un periodo come quello del Covid utilizzare le retribuzioni credo che non sia un aspetto positivo. Grazie. Ok, grazie. Elia Serpetti, per quanto riguarda il contratto con la protezione civile, e poi diamo la parola a Pignatelli, all'ingegnere per... Chiedo se è possibile di intervenire prima, perché io ho già comunicato che devo andare via. Sì, prima facciamo intervenire l'ingegnere Pignatelli, poi interviene lei prima che va via. Prego, Serpetti. Non sarò lungo. Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Allora, qualche giorno fa noi abbiamo fatto una terza commissione parlando dell'Hotel Cristallo per quanto riguardava il problema del Covid. E io in quella commissione feci una domanda all'amministratore unico. Gli chiesi se il contratto con il Comune dell'Aquila, appunto per utilizzare l'Hotel Cristallo, era stato fatto soltanto dall'amministrazione del centro turistico oppure se era stata sentita l'ASBUC di Assergi. Mi fu risposto che l'ASBUC di Assergi non era stata sentita, perché non doveva essere sentita, anche perché quel contratto altrimenti non si sarebbe mai firmato, e perché l'Hotel Cristallo era, la struttura dell'Hotel Cristallo era tutta del Comune dell'Aquila. Lì a quell'hotel sono stati spesi dei soldi, c'è stata fatta una
un restauro da parte del centro turistico, dell'amministrazione del centro turistico. Ci sono stati spesi dei soldi, poi si è bloccato tutto, mi sembra ottobre, novembre l'anno scorso, per poter fare una gara d'appalto per farlo gestire, perché comunque non si era raggiunto un accordo con l'uso civico di Assergi. Ma la cosa più importante è che io davanti a me ho una sentenza del 27 novembre 2018 che dice tutt'altro di quanto dichiarato dall'amministratore unico. Qui questa sentenza dice che una parte di questo hotel è sicuro degli usi civici di Assergi, l'altra parte bisogna vedere, ma sicuro non è del comune dell'Aquila. Però io non voglio entrare nel merito, perché magari potrei anche sbagliarmi, perché io di mestiere faccio tutt'altre cose. Quindi vorrei, Presidente, da lei che qualcuno, un dirigente, un assessore, l'amministratore unico, qualsiasi persona capace, che mi spieghi a me e agli altri colleghi e chi è in ascolto alla quinta commissione che cosa dice questa sentenza, cioè ci spiega per filo e per segno quello che dice questa sentenza. Io non voglio condannare nessuno, non voglio mettere alla gogna nessuno, però voglio almeno la serietà, voglio che qualcuno sia serio quando parla di uso civico e quando parla di territorio che appunto è di cittadini e non di altri, non del comune. Ma per un semplice motivo, perché qui tutto quello che si sta facendo in questo hotel, secondo il mio piccolo parere, poi qualcuno mi risponderà, magari se l'avvocato De Nardis ci dirà di questa sentenza, che comunque non poteva farlo il centro turistico, a meno che non c'era un accordo con l'uso civico di Assergi. Quindi io mi fermo qui, Presidente, se poi qualcuno ci può spiegare per filo e per segno questa sentenza del 27/11/2018 che dice tutto in contrario dell'amministratore unico. Grazie. Grazie Serpetti. Allora, ingegner Pignatelli, come ha sentito i punti che ha toccato il consigliere Romano e quelli che ha toccato il consigliere Serpetti sono piuttosto puntuali. Mi auguro che lei ci voglia dare una risposta per quello che le compete, poi per il resto chiederemo all'assessore Mannetto e all'assessore Aquilio per quanto riguarda anche l'infopoint, ma per quanto invece per quel che riguarda il centro turistico penso che lei ci possa aggiornare alle puntuali richieste fatte dai consiglieri. Prego, ingegner Pignatelli. Buongiorno a tutti. No, innanzitutto penso di dover rispondere al consigliere Serpetti. Anzi, un attimo solo, ingegner Pignatelli, mi sono dimenticato che D'Angelo voleva porle due domande, in maniera tale che poi risponde anche a D'Angelo. Daniele, prego, D'Angelo? Sì, eccomi qua. Rapidamente. Assolutamente. Allora, volevo chiedere al presidente del centro turistico per quale motivo ha ricevuto un'email dal consorzio aquilano, l'unica struttura aquilana al momento ad avere dei prodotti riconosciuti, per ricevere i pascoli presenti sul Gran Sasso di proprietà del centro turistico. Il consorzio aquilano ha mandato, come da regolamento, una mail il 12 marzo al direttore, al presidente del centro turistico, alla quale non ha avuto mai risposta. Successivamente, facendo richiesta al sindaco, abbiamo indetto una riunione nella quale il sindaco stesso ha chiesto e ha consigliato di rimandare nuovamente le mail. Il consorzio aquilano successivamente ha rimandato le mail, non avendo risposta neanche questa volta. Ci sono stati, diciamo, ripetuti scambi di opinioni, ma non hanno mai ricevuto, diciamo, delle linee guida serie. Questo può sembrare un problema, diciamo, piccolo, ma a causa della perdita di questi pascoli c'è stato un danno per le aziende agricole aquilane che più o meno è stimato intorno ai 700.000 euro.
danno al quale le aziende giustamente non staranno zitte e già si stanno muovendo per vie legali chiedendo risarcimento di questi 700.000 euro al centro turistico. Da quello che mi hanno detto, se non ho capito male, dovrebbero aver portato già i documenti alla Corte dei Conti e alla Procura. Pertanto mi chiedono, mi faccio da tramite col consorzio, mi chiedono che la risposta agli atti che usciranno da questa commissione vengano indirizzati dal presidente Masciocco alla Corte dei Conti. Tra l'altro, il centro turistico, come da regolamento, non ha concesso i pascoli al consorzio, il quale ha offerto 38 euro ad ettaro, praticamente il doppio di quello che offrivano le ASBUC, e tra l'altro offrendo un pagamento anticipato dell'intera somma o del 50%, questo da concordare con il presidente, ma i pascoli sono stati concessi a un ASBUC la quale è morosa da anni verso il consorzio turistico e il centro turistico, e solo quest'anno, per paura di perdere i pascoli vista la situazione, si è decisa di pagare parte del debito. Purtroppo con la mancata assegnazione di questi pascoli si è dovuto rimandare la richiesta al Ministero per ricevere il marchio DOP dei prodotti aquilani. L'ASBUC di Assergi, che ha il 50% come da contratto verso dei pascoli del centro turistico, non ha avuto il diritto di fare l'assegnazione a tutti gli allevatori residenti in loco, ma questo diritto è stato dato soltanto all'ASBUC di Paganica. Va da sé che si rischia un accavallamento tra le aziende agricole con un conseguente blocco da parte dell'AGEA, che è l'organismo che paga i fondi agricoli europei, di tutti i contributi comunitari. Quindi se così avviene, non saranno soltanto i 700.000 euro persi dagli allevatori del consorzio, ma la cifra sarà enormemente e purtroppo più elevata. Aspettiamo domande e risposte da parte del centro turistico. Mi faccio da tramite del presidente del consorzio di ribadire ancora una volta di mandare le risposte alla Corte dei Conti. Grazie. Grazie, prego Pignatelli. Presidente, quando vuole sono a disposizione per qualche chiarimento su questa situazione. Sì, grazie. Grazie. Grazie avvocato. Prego Pignatelli. Allora, sulla questione pascoli, che confermo ci sono degli interessi che non conoscevo, importantissimi, su cui bisogna vigilare, perché non si può arrivare all'ultimo momento con una richiesta e pretendere il consorzio aquilano pretendere Tucuro di prendere D'Angelo, ascolta, sei intervenuto, lasciamo la risposta all'ingegnere Pignatelli, che non è che deve per forza darci ragione, poi vedremo quello che fare. Tanto stiamo registrando la videoconferenza, quindi avremo modo per capirlo. Non serve intervenire sopra, poi eventualmente mi chiedi la parola e te la do. Prego Pignatelli. Allora, ribadisco, ho notato che ci sono tantissimi interessi e quindi qua bisogna stare attenti. Allora, io ho chiesto pareri legali perché la vicenda è abbastanza complessa, anche se mi sembra abbastanza semplice la soluzione. Comunque attualmente, dato che sono parecchi interessi, ho chiesto pareri legali che sono
almeno quelli che mi hanno detto, indirizzare tutti in una direzione. Però a maggior ragione ho chiesto un parere super partes del professor Marinelli, un esperto di uso civico, e sto aspettando la risposta. Quindi perciò non ho risposto, ho chiesto solamente a tutti quanti, alle ASBUC e al consorzio, perché il problema c'è, che caro Daniele, che sovrapponete le persone, perché le persone passano da una parte all'altra e non si sa. Allora, per quanto riguarda l'affidamento dei pascoli, tu sai bene che c'è una convenzione con il centro turistico che affida il 50%, cioè affida tutta quanta la gestione alla fine alla SBU di Paganica, però prima c'era un'assegnazione al 50% per quanto riguarda l'uso civico essenziale ad Assergi e a Paganica. Assergi non ha più svolto l'uso civico essenziale, quindi praticamente per quanto riguarda anche quello commerciale è stata stipulata una convenzione con la SBU Paganica. Queste persone, poi ci sta la Campo Imperatore, ci sono state delle inserzioni fraudolente e quindi abbiamo delle cause in corso di cui stiamo aspettando una sentenza a breve per quanto riguarda la Campo Imperatore, che si chiama Campo Imperatore ma era tutt'altro, e alcune di queste persone che stanno in questa Campo Imperatore sono ricomparsi stranamente su altre richieste. Quindi voglio dire, la situazione non è semplice come tu vuoi far apparire, non è così semplice. E se andate alla Corte dei Conti, e dopo ci andrò anch'io, però, perché vi denuncerò pure per tentata estorsione, perché state chiedendo delle cose assolutamente impossibili, perché c'è una convenzione in atto che non posso trasgredire. Poi mi mandate i personaggi che stanno scritti da una parte, stanno tutte e tre le parti, ma siete impazziti, ma io non posso stare. Allora, io mi sono messo super partes e ho chiesto un parere legale. Aspettiamo che il professor Marinelli, esperto, riconosciuto da tutti quanti, dia un parere e vediamo, abbinato a quello dei pareri dei legali che mi hanno già consigliato, e vedremo che cosa bisogna fare. Quindi non è possibile, perché esce fuori il consorzio Aquilano, con tanto di rispetto, per carità, con tutto il rispetto che meritano chi lavora e chi organizza per il territorio, però ci stanno delle regole che vanno rispettate. Quindi non è questione e poi ribadisco, quando avete fatto la proposta abbiamo firmato già il rinnovo della concessione all'Ausbuch di Paganica, con 10 giorni d'anticipo sulla scadenza, questo è vero, 10-15 giorni, però mi sembrava una cosa normale. Comunque per ora è congelata quella lì, perché sto in attesa del parere legale, e quindi penso di aver risposto. Poi al consigliere Serpetti, io non ho mai detto che il Cristallo è di proprietà del centro turistico, non l'ho mai detto, ho detto che c'ha la gestione, cosa diversa dalla proprietà. La proprietà è per quanto riguarda la parte di competenza, il suolo di competenza del comune, e la parte invece in discussione, quella era tanto è vero che abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione, rimesso in pristino, abbiamo indetto la gara, in quel momento uscì fuori la sentenza mi sembra proprio quella che diceva lei, è stata promulgata a maggio, giugno, adesso non mi ricordo, comunque uscì fuori questa sentenza e abbiamo interrotto la gara d'appalto 3 giorni prima della scadenza, proprio per chiarire la situazione. Però questo, io ribadisco, questo contenzioso con gli usi civici non va bene al territorio, perché se lo portiamo avanti senza una soluzione non possiamo muoversi. Questo vale per gli impianti che dovremmo fare su a monte, vale per quanto riguarda la gestione di tutte le in questo caso dell'Hotel Cristallo, che avremmo potuto mettere già in produzione. Quindi, cioè, piuttosto che fare critiche al centro turistico, sarebbe opportuno forse trovare una soluzione, ma non a parole, perché tutti quanti, con chiunque parli, ci sa, noi siamo disponibili, sì, ma i fatti? Io valuto i fatti, io sono abituato a valutare i fatti, non le parole, quindi sulle parole posso fidarmi della persona che la dice, ma non, ma
ma voglio vedere i risultati. Quindi per il momento è tutto congelato, perché stiamo in attesa che l'amministrazione comunale e gli uffici di Zazzeri trovino una soluzione. Quindi io comunque non ho mai detto che era di proprietà tutta del comune. Per quanto riguarda la firma, la convenzione stipulata con la protezione civile, quella fu una questione umanitaria in quel momento. Non vi dimenticate il momento che stavamo vivendo, non dimenticatelo, perché era un momento di assoluto allarme, con gli ospedali che non avevano spazi per ricoverare la gente, tutto quanto. A questa richiesta non mi sono sentito di negarla. Era un albergo disponibile, funzionante, e quindi in una zona tutto sommato tranquilla. Quindi poi permetterci delle persone che erano guarite, non dei malati, dei guariti che stavano in quarantena. Quindi mi è sembrato di dare un segnale di disponibilità in quel momento assolutamente non era impossibile negarlo, sarebbe stata una cattiveria contro tutti quanti. Quindi credo di aver risposto. Per quanto riguarda il consigliere Romano, non capisco perché debba scusarsi ripetutamente di poter dare il segnale che sta difendendo me. Questo mi dispiace, perché io non chiedo la difesa di nessuno, però nemmeno mi piace che uno cerca di smarcarsi perché pensa di parlare a mio favore. Quindi su questo lo censuro apertamente. Comunque, ritornando alle varie richieste. Sì, però ingegnere, il consigliere Romano ha chiesto perché non è stata fatta la convenzione per l'infopoint al termine di Collemaggio per quanto riguarda i dipendenti. E ha fatto delle sottolineature precise rispetto... Rispondo. Ecco, grazie. Poca la volta, ha fatto 50.000 domande, posso almeno pensarci. Allora, per quanto riguarda la convenzione per il parcheggio di Collemaggio, non l'ho ancora firmata, appunto perché c'è il problema che mancano 4 mesi, perché parte da gennaio, quando noi il servizio abbiamo iniziato a settembre, e poi anche per quell'articolo, l'articolo 9 che ricordava anche il consigliere Romano, in cui il centro turistico dovrebbe assumersi la responsabilità degli infortuni che avvengono a delle persone che non lavorano al centro turistico. Quindi questa mi sembra una questione da puntualizzare. Sì, però mi scusi Presidente, mi permetto, se lei non è d'accordo, perché lascia che i dipendenti del centro turistico siano a svolgere l'attività convenzione? No, sono d'accordo, come l'ho già concesso, ma è una questione da definire nei dettagli, ma non credo che sia motivo di ostativo, è una questione da definire. Quindi diciamo è una questione da allineare la convenzione a quelle che sono delle discussioni in atto. Quindi non credo che questo vada a inficiare la concessione che abbiamo fatto del personale. E quindi poi nel riconoscimento dei 56.000 euro che vanno a ridurre il debito del centro di sede, era una proposta fatta da noi, quindi diciamo è stata accolta, quindi mi sta bene così, almeno cerchiamo un attimino di ridurre il debito. Antonio, non si sente? Pronto? Adesso sì, vai. Il furto di gasolio sapete bene come è successo. Adesso abbiamo preso provvedimenti, c'è una telecamera che praticamente controlla la zona. Purtroppo quella è una zona che, in virtù dell'abbandono che c'è, vergognoso, che c'è della zona dell'albergo, risente di quella situazione. Dico vergognoso perché io la ritengo come una vergogna personale, ma non solo, di tutta la comunità, perché accettare, far venire la gente su e trovare quello sfacelo non è dignitoso per nessuno. Adesso stiamo cercando di organizzare al meglio la situazione, e avvengono gli attacchi completamente fuori luogo dei dipendenti prima e spalleggiati dai sindacalisti, i quali non trovano momento
peggiore per scatenarsi. Comunque, ingegnere, scusi, ma perché dice questo? Cioè, nel senso che lì ci sono dei rapporti, voi avete dei rapporti sindacali. Poi le considerazioni personali. Lei ha chiesto all'amministrazione comunale, per esempio, di darle un finanziamento per pulire quell'area o per mettere nella normalità quello schifo come lo dichiara lei? Cioè, ha parlato con la sua amministrazione, con l'amministrazione l'ha nominata, per poter in qualche modo intervenire? Quella non è l'amministrazione comunale, quella è una questione che deve essere messa a posto l'albergo, il provveditorato alle opere pubbliche che deve... Capito, ma cioè, i fondi ci stanno da 5 anni, quindi vabbè, però cioè, si contenga nel giudicare i dipendenti del centro turistico, i sindacati, cioè, io avrei un po' più rispetto. Ho detto che hanno scelto il momento meno idoneo di fare delle recriminazioni, prima di tutto perché i sindacati continuano a ribadire sul fatto del pagamento degli stipendi. Gli stipendi oggi sono tutti accreditati, nonostante i ritardi denunciati dal consigliere Romano sui pagamenti delle fatture. Comunque siamo riusciti lo stesso a pagare, perché ancora non vengono accreditati i famosi soldi, quindi siamo riusciti anche a pagare gli stipendi. Purtroppo i giorni di festa c'è stato questo accavallamento e oggi ieri mattina avevano tutti quanti sul conto corrente depositato in banca i soldi. Quindi il problema è talmente limitato, anche ripeto, i sindacati vorrebbero ricordare l'accordo che prendemmo in sede alla prefettura, in cui io garantii. La sentiamo male, presidente, se si avvicina al microfono o si avvicina al... Allora, i sindacati dovrebbero ricordare che con l'accordo che prendemmo verbalmente, chiaramente, ma comunque relazionato anche in relazione dalla prefettura, che che gli stipendi, nonostante tutto, entro il 5 massimo sarebbero stati pagati sempre. E cosa? Ieri era il 3 mattina, c'avevano tutti quanti i soldi sul conto, quindi è una polemica inutile che crea solamente tensione. Va bene, per quanto riguarda il piano di rientro? Il piano di rientro? Questo è il nazionale. Il piano di risanamento, cioè i 56.000 euro, mi sembra una costanza, ogni 56.000 euro che noi paghiamo regolarmente di stipendi, metteremo a disposizione del piano di rientro. Mi sembra che sia un deciso miglioramento rispetto al passato. Poi per quanto riguarda la convenzione della protezione civile di Archistallo, quello ho già risposto a Sterpetti, il mansionario e i contributi, cioè continuano questa storia dei contributi, ma io non capisco. Io ho qua la variazione richiesta della posizione assicurativa di tutti quanti, perché questa era una questione in cui c'era stata c'era la posizione contributiva aperta contenente i codici indicativi che praticamente era stata sbagliata, erano stati individuati come lavoratori dipendenti invece di lavoratori autoferrotrambieri, e questa è stata fatta la richiesta dal 24 ottobre 2019 all'INPS, reiterata il 12 novembre, e stiamo aspettando la risposta. Comunque non perdono assolutamente i versamenti, perché è stata riconosciuta formalmente gli errori, quindi stiamo aspettando il perfezionamento di questa modifica, e quindi praticamente la questione dell'inquadramento del mancati, che poi impedisce di andare in pensione non so chi, ma non ho capito, cioè comunque sono questioni abbastanza solo per creare polemiche, ritengo, perché non c'è altro motivo. Per quanto riguarda cos'altro dovevo aver richiesto, mi sembra di aver preso questi appunti, mi sembra di aver mansionario, eccolo qua, ce l'ho qui. Allora, il mansionario, sono state elencate le categorie con i compiti dei vari responsabili. Allora, c'è gli uffici amministrativi con la riorganizzazione messa in atto,
dove c'è la dipendente Cinzia Salvati, assunzione a tempo indeterminato, full time parametro 175, con le varie gestioni e protocolli, emissione fatture elettroniche, trascrizione dei termini sul libro bollato, servizi di segreteria generali. Poi il Alfonso Ianni con il parametro 205, coordinatore d'ufficio, con gestione degli acquisti, procedure CIP, CUP, emissione di bonifici, pagamento online, F24 online, rapporti con l'agenzia delle entrate, coordinamento fra la parte tecnica e quella amministrativa. Perciò il controllo... Vabbè, Presidente, non serve che ce lo legge tutto quanto. Allora, adesso diamo la parola, per favore, all'assessore Mannetti, che alle 11 ci deve lasciare. Dopodiché faremo intervenire la dottoressa Coluzzi per farci spiegare se il piano di rientro del centro turistico si sta rispettando o meno. Prego, dottoressa Mannetti. Grazie, mi sentite? In bomba. E allora, velocemente i punti che sono stati rilevati dal consigliere Romano. E per quanto riguarda la delibera numero 106 del 24 febbraio 2020, con cui è stato approvato il disciplinare, va precisato che con delibera 335 del 2019, quando è stata presa in carico dal comune la gestione del terminal, sono già stati dati degli indirizzi che poi vengono anche richiamati nella delibera di febbraio. Quindi già in quella delibera si dà che il comune prende in mano la gestione del terminal, si sia sentito male. Si sente male. Che succede? Si sente male. Allora aspetti, facciamo intervenire dalla postazione qua della presidenza. Prego. Mi sentite? Sì, meglio. Allora, dicevo che nella delibera 106 del 24 febbraio 2020 si richiama espressamente la delibera numero 335 del 2019 di settembre, che è la delibera con cui il Comune ha deciso di prendere in gestione il terminal, ha disciplinato appunto le modalità con cui veniva gestito il terminal. In questa delibera si fa esplicito riferimento al fatto che il Comune si sarebbe avvalso delle società partecipate, tra cui il centro turistico, la SM con cui è stato sottoscritto un accordo. Da lì poi si è avviata tutta una trattativa con il centro turistico, quindi c'è uno scambio di corrispondenza, ci sono riunioni. Ci sono state riunioni verbali sottoscritti ed è stato deciso che da settembre a dicembre si avviava un periodo sperimentale con le due unità, all'inizio erano i tre esuberi, perché risultava da lettere agli atti che il centro turistico aveva tre esuberi. Allora il comune ha detto: il centro turistico ha tre esuberi, li impieghiamo nel terminal di Collemaggio invece di farli licenziare. Da lì è partito tutto questo. Dopodiché l'amministratore ci ha detto: no, tre sono troppi, uno lo dobbiamo lasciare in amministrazione, e quindi da tre sono diventati due. Però esiste formalmente una lettera dell'allora commissario De Nardis dove si diceva che il centro turistico aveva tre esuberi, e tanto è vero che nella delibera di febbraio noi diciamo al centro turistico che, siccome queste persone le abbiamo impiegate, adesso non sono più esuberi, deve essere revocata la precedente disposizione con cui si diceva che il centro turistico aveva tre esuberi. Questo per quanto riguarda la convenzione. Altra precisazione da fare: perché non si è andato in consiglio? Perché nel caso di specie si tratta di una prestazione aggiuntiva e, come è noto, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di servizio stipulato con il centro turistico, le prestazioni aggiuntive vengono deliberate dalla giunta comunale, non dal consiglio. E quindi non è richiesto l'addendum al contratto di servizio, così come diceva il consigliere Romano. Veniamo al pagamento.
È noto a tutti che insomma in questi mesi a causa del Covid una diciamo delle proprio la materia dei trasporti è quella che è stata particolarmente attenzionata, perché le misure di sicurezza hanno creato delle problematiche serie per la gestione del trasporto pubblico locale. Il centro turistico ha deciso, l'amministratore unico, di sospendere il servizio di TPL della funivia, adesso non mi ricordo con esattezza la data, però insomma nel mese di marzo. E questa cosa dall'assessorato e anche dal dirigente del servizio non è stata particolarmente condivisa, però è stata una scelta dell'amministrazione che noi abbiamo rispettato. Da lì che ha voluto costruire un castello, una favola, che c'è un motivo, uno scontro politico, non c'è nessuno scontro politico, c'è stata a marzo una diversità di vedute su questa scelta, tant'è vero che poi la sottoscritta ha fatto delle lettere all'amministratore chiedendo di garantire il presidio, perché in ogni caso la funivia non poteva essere chiusa completamente, il presidio poi è stato garantito e dopo nei giorni scorsi si è decisa la riapertura della funivia. Da lì che cosa è successo? Che quando il centro ci ha presentato la fattura di marzo a chilometri zero, noi abbiamo avuto delle difficoltà per effettuare il pagamento, però diciamo come sono andate le cose, la fattura è stata presentata il 15 maggio, fattura che recitava chilometri zero e quindi non poteva essere pagata. Siccome però nel frattempo la scrivente insieme al sindaco aveva fatto delle richieste alla regione che sono state accolte e la regione ci ha anticipatamente erogato le mensilità dell'annualità 2020, noi abbiamo fatto il 28 maggio una determina con cui abbiamo erogato al centro turistico un'anticipazione. Quindi la delibera di marzo è rimasta in sospeso. Di tutto questo venivano informati quotidianamente i sindacati, con cui c'è stato uno scambio di email e quindi diciamo io non ci vedo niente di tragico, così come è stato esposto dal consigliere Romano, tant'è vero che noi in comune non sapevamo neanche che è stato fatto un accesso agli atti, perché da noi l'accesso agli atti non è stato fatto. Noi abbiamo ricevuto una fattura il 15 che non potevamo pagare e infatti è ancora in sospeso la fattura di marzo. Abbiamo deciso di corrispondere questa anticipazione, che adesso corrisponderemo anche ad AMA, e anche con AMA ci siamo confrontati quindi l'addendum l'abbiamo abbiamo di fare un link al imperatore, a parte che non che rifacciamo questi per quanto riguarda la mancata sottoscrizione del disciplinare, non è stato convocato l'amministratore per l'addendum. Oggi apprendo che forse non è convinto di quella clausola, sul punto potrà relazionare meglio di me il dirigente, perché si tratta di una questione tecnica e non di una questione politica. Grazie. Eccomi qua. Allora è intervenuto l'assessore. Allora, io aspettate un attimo, io adesso ho queste prenotazioni. Ho la prenotazione di Serpetti, di Romano e di D'Angelo. E se volete, io potrei far intervenire anche la dirigente Coluzzi per cercare di capire come stanno messo, oppure poi facciamo intervenire anche De Nardis per quanto riguarda i beni separati di Esseggi. Quindi, dottoressa Coluzzi, ci può dire? Aspettate, la dottoressa Aquilio per quanto riguarda l'infopoint e termine di Collemaggio. Non la sentiamo, dottoressa? Dottoressa Aquilio, non la sentiamo. Io ho messo un attimo, vediamo. Io sì, adesso la sento. Ok, va bene? Sentite? Vuole intervenire? Sì, perché io pure ho una riunione alle 11, prego, già convocata da due settimane. Prego. Tanto, se posso, chiedo scusa anche alla dottoressa. Ok, allora, per quanto riguarda diciamo l'infopoint della Fontana Luminosa, perché in realtà la dicitura potrebbe generare un po' confusione, in quanto quello del mega parcheggio diciamo che è un punto di informazione molto generale e diciamo non prettamente turistico. Per quanto riguarda la gestione appunto dell'infopoint, io chiaramente, voi sapete, una cosa di cui avevamo già parlato, una situazione che avevamo già trovato,
e che chiaramente stiamo cercando di risolvere. Devo dire che il Covid un po' ci ha bloccato, perché di fatto avevamo in mente già da gennaio-febbraio di mettere un po' mano per riassettare in un modo molto più coerente. Condivido assolutamente, anzi ringrazio il consigliere Romano per quanto riguarda la scelta dell'associazione di Munda. Devo dire che questa associazione mi ha presentato un progetto che mi è sembrato molto valido, soprattutto quello che è importante, realizzato da persone molto qualificate, con una qualifica specifica anche per quanto riguarda le lingue, quindi assolutamente pertinente con quello che può essere un punto di informazione di una città capoluogo. E devo dire che loro hanno interagito molto bene anche con il personale che stava, appunto, che continua ad essere presente presso l'InfoPoint, secondo l'attività gestoria che io ho trovato quando mi sono insediata. Noi stiamo lavorando chiaramente con gli uffici per cercare un po' di rimodulare questo tipo di gestione proprio del punto di informazione turistica della città, e non dimentichiamoci un ufficio IAT, nel senso, noi abbiamo stipulato l'anno scorso, siamo entrati a far parte del circuito IAT regionale, e di conseguenza abbiamo anche degli obblighi ben precisi, delle reazioni ben precise, che comunque sono soltanto il supporto, cioè è tutto una serie di servizi che possono soltanto migliorare la gestione dell'informazione turistica. Quindi stiamo ragionando, abbiamo questa convenzione con il centro turistico che verrà a scadere al 30 di giugno. Stiamo ragionando con il dirigente di procedere, ad esempio, ad una procedura chiaramente di evidenza pubblica, che potrebbe essere una richiesta di offerta sul MEPA, sulla falsariga di quelli che sono i servizi che ci sono stati apprestati dall'associazione, la quale ha avuto all'epoca un contributo che non può essere oggetto di proroga, perché altrimenti potevamo anche procedere, continuare così come avevamo già fatto, e quindi mantenere questa doppia veste, in quanto la cosa principale che io devo evidenziare è che l'attività svolta dal personale del centro turistico è anche stata un'attività finalizzata alla promozione dello stesso centro, cioè delle attività proprie del centro turistico, quindi la vendita degli abbonamenti, di salite e quant'altro. E questa utilità io la vorrei continuare a conservare anche nella rimodulazione di questa attività gestoria, nel senso che vorrei, e siamo in costante rapporto con il presidente Pignatelli per una serie di iniziative, proprio perché reputo, come già ho anche detto pubblicamente, che il Gran Sasso è un valore aggiunto della città, cioè non deve esserci una duplicità di promozione, la promozione del Gran Sasso e la promozione della città, perché non ha significato, in quanto il Gran Sasso è città. Quindi se noi ci proponiamo come un territorio che è in grado di offrire contestualmente patrimonio culturale, patrimonio artistico e soprattutto un interessante e formidabile patrimonio naturale, noi sicuramente non abbiamo competitor da questo punto di vista. E con il presidente, questo lo voglio dire, nel senso che non è che il centro turistico cessa di collaborare con l'assessorato, anzi, secondo me si rafforza proprio, perché abbiamo in essere, e chiaramente purtroppo il Covid ha interrotto questo tipo di accordi, una serie di potenziamenti che per portare il più possibile gente dal centro verso la montagna. Scusi, però, perché questo non lo inserite in un disciplinare? Cioè, nel senso che questa collaborazione che voi avete con il centro turistico non è normata, e quindi voi utilizzate dipendenti del centro turistico senza avere una base normativa che ve lo permetta. Allora, Presidente, questo lei ha ragione, le dirò di più. Proroga a gennaio per un semestre, stavamo predisponendo, e ci eravamo anche sentiti ripetutamente con il presidente, un disciplinare che normasse questo, anche questa quota, se non altro, perché chiaramente per quanto riguarda la parte precedente io quello ho trovato, però per quanto riguarda questo lo volevamo discutere. Nel frattempo però è successo che abbiamo dovuto proprio sospendere l'attività. Allora a questo punto noi quello che faremo nel futuro, anzi dirò di più, stiamo anche ragionando con il presidente se non ci sia l'opportunità di aprire un punto di informazione direttamente anche a Fonte Cerreto, per esempio anche una stanza dell'Hotel Cristallo, potrebbe essere una stanza, cioè io dico come location, perché potrebbe esserci, ad esempio, quello che manca a Fonte Cerreto è un punto di informazione globale che dia le informazioni del parco, cioè c'è troppa frammentazione secondo me. Un turista che arriva in quel paradiso deve avere un punto di riferimento che gli dica qui tu puoi fare questo, questo e questo, che poi sia percorso del parco oppure funivia oppure altro, non solo, ma tra l'altro sempre con il presidente stiamo immaginando di trovare anche delle forme
diciamo, di implementazione del turismo e di, diciamo, di attenzione al turismo inclusivo, ecco, parliamo di turismo inclusivo sul quale stiamo già lavorando, e nello stesso tempo creare una sinergia molto forte con una, immaginiamo, una scontistica, nel senso prendi la funivia, poi con il biglietto della funivia avrai diritto, per esempio, a entrare, non lo so, al golf, ecco, cioè per legare il nostro territorio. E devo dire che questo sicuramente, Presidente, lo posso già preannunciare, penso che il Presidente Pignatelli non potrà assolutamente che non smentirlo, perché è la verità, è che sicuramente a seguito di questo riassetto, che è un riassetto finalizzato ad un miglioramento dell'offerta, cioè noi quello che vorremmo offrire dall'InfoPoint è fare il punto nevralgico dell'informazione turistica con personale qualificato, che ha, cioè, qualificato sia dal punto di vista proprio artistico e soprattutto linguistico, perché comunque deve poter accogliere qualsiasi turista, quindi minimo deve sapere parlare correntemente l'inglese, proprio perché la nostra offerta possa essere politica. Nello stesso tempo però qualcuno, quindi anche una persona del centro turistico, continuerà ad essere presente appunto l'informazione, proprio a significato di questo tipo di colleganza che c'è permanentemente tra il centro della città e la montagna. È chiaro che tutto questo poi ci siederemo intorno a un tavolo e cercheremo di trovare una, diciamo, una soluzione convenzionale che sia la più chiara possibile, la più trasparente, ma sempre nell'ottica della valutazione. Grazie Assessore. Dottor De Nardis, una cortesia, ci può spiegare bene qual è la situazione dell'Hotel Cristallo rispetto agli usi civici? Perché anche l'assessore Aquilio ci diceva che vorrebbe utilizzare parte dei locali dell'Hotel Cristallo per poter fare un ulteriore InfoPoint. Allora, dato che molto ruota intorno alla proprietà, ci può spiegare a che punto ci troviamo e se effettivamente siamo soccombenti nei confronti dell'ASBUC di Assergi? Dunque, il contributo che posso dare è generale, perché non sono il dominus, non ho seguito il giudizio demaniale di cui si parla, però proprio come sistema, come regime applicabile in generale, se anche fosse andato malissimo, anche come commissario, ex commissario che sì, ma la questione ha avuto evidenza in epoca successiva al mio breve passaggio al centro turistico, però la questione è di quest'ordine. Il rapporto di albergo, di ospitalità, di locazione, quello che sia, ripassato tra il centro turistico e la regione per quanto riguarda i convalescenti da virus cinese, oppure dei l'hanno mutolita. È sparito l'audio. Ed anche il video. La chiamata di cinesi l'hanno mutolita. Esatto, è una parola chiave. Pronto, De Nardis? Vabbè. Dottoressa Coluzzi, prego. Ci può dire sul piano di rientro? Ah, no, abbiamo ripreso. Ecco, avevo perso il collegamento. Dicevo, il rapporto di cui stiamo parlando, quello con la regione, era il tema di interrogazione, è un rapporto di ordine prettamente personale, quindi non è che stipulare un contratto di concessione di albergo, di ospitalità dei degenti sia necessario che il proprietario, il gestore dell'albergo sia il proprietario delle mura e si accerti della qualitas soli del sedime su cui poggiano le fondazioni dell'albergo. Sono due tempi completamente differenti, cioè se occupazione abusiva vi è stata, questa occupazione debba essere ricondotta nelle normali procedure previste dalla legge del 27 per dirimere questioni di questo genere, è problema che concerne in primis il comune, perché il conferimento dell'edificio dell'Hotel Cristallo nel patrimonio del centro turistico del Gran Sasso è attività riveniente dal comune. Apro una parentesi, il conferimento in natura è sottoposto ad una serie di verifiche pubblicistiche rimesse al tribunale ordinario e illo tempore, quando venne costituita la società, il tribunale ordinario, presidente il compianto dottor Villani, fece tutte le pulci a questo conferimento senza trovare rilievi di sorta. Comunque vabbè,
paese che vai, usanza che trovi, quindi alla peggio si dovrà fare la procedura di sclassificazione a favore dell'ente locale perché possa perfezionare il conferimento del bene al centro turistico del Gran Sasso, ma questo ovviamente non impedisce l'utilizzo del bene. Dottoressa Cruzzi. No, un attimo soltanto, giusto per completezza. Sì, ho sentito dire che il centro turistico avrebbe conculcato in qualche misura i diritti dei separatisti di Assergi sui pascoli. Ricordo a tutti che l'accordo che venne fatto tra il comune, non il centro turistico, tra il comune e i separatisti di Assergi afferiva l'esercizio dell'uso civico in senso proprio, cioè il naturale di Assergi che il suo piccolo armento, la sua vacca, il suo animale a quattro zampe porta a pascolare per le proprie personali strette esigenze nel bene d'uso collettivo o in questo caso su quella proprietà del centro turistico che sia stata destinata allo scopo. Misteriosamente, ovviamente questo esercizio dell'uso civico al di fuori delle aree d'uso civico di Assergi postula che già le aree d'uso civico di Assergi, che sono cospicue, siano insufficienti all'esercizio di queste forme. Come tutti sappiamo, chiunque si interessi della questione ben sa, l'uso civico di Assergi è scomparso, l'amministrazione separata di Assergi fa soltanto fitto di pascoli a fini industriali, cosiddetto uso commercio, come dicono i contadini a cui mi ispiro. Concessione dei pascoli del centro turistico all'amministrazione separata di Paganica ai fini dell'opportunità di istituzione. La concessione di cui si discute è un rapporto complesso tra soggetti pubblici che attiene precisamente e precipuamente alla gestione complessiva in maniera utile dei pascoli, non è un rapporto di locazione, per cui se compare qualcuno che ritiene di avere interesse a prendere in locazione i pascoli di proprietà del centro turistico che ha in gestione i separatisti di Paganica, dovrà rivolgersi a questi, non può pretendere di bypassarlo perché ritiene di offrire una somma diversa da quella dal corrispettivo concessorio. Stiamo parlando di due piani completamente diversi. La concessione ovviamente è un'attività piuttosto complessa che postula tra l'altro la lottizzazione non a fini edificatori, ovviamente a fini di vendita delle erbe, la lottizzazione delle aree, il confinamento, il controllo, non è un'attività meramente passiva, diciamo tipo mano morta ecclesiastica che si riduce a allocare a due soldi singoli pezzi. Qui stiamo parlando di circa avvocato, l'abbiamo ripresa. Okay. Pronto. Adesso la sentiamo. Si sta parlando di una gestione che afferisce oltre un migliaio di ettari di pascolo, cioè più di 10 chilometri quadrati, quindi non si riduce ad una mera locazione. E poi farà la corte dei conti quello che vuole fare. Dottoressa Cruzzi, per favore, se ci può illustrare anche le ultime verifiche che sono state fatte sul centro turistico Gran Sasso e la corrispondenza che avete avuto con il centro turistico, con l'amministratore unico, in particolar modo sia il confronto che avete avuto per quanto riguarda la sorveglianza dei contratti, sia per quanto riguarda il piano di rientro e diciamo anche per quanto riguarda il pagamento, le anticipazioni che poi non la seguite voi ma la seguono l'altro settore, però in particolar modo quali sono le attività di sorveglianza e quali sono i risultati di questa attività che avete svolto dopo la chiusura del bilancio del 2019. Prego. Allora, non ho capito bene la sorveglianza sui contratti, che cosa intendete? No, la sorveglianza sui contratti ce l'hanno l'altro settore, quindi non le interessa. Ah, ok, sì.
Allora, diciamo che qui c'è molto da dire anche in relazione a quello che è stato richiamato dal consigliere Romano. Noi partiamo da analisi delle società 2018 e analisi 2019, dove vi ricorderete la Corte dei Conti aveva richiesto, diciamo, le verifiche sui piani di risanamento. La verifica sul piano di risanamento, che è un piano del 2016 a valere sul 2016, 17 e 18, diciamo, per risanamento della società a partire dall'esercizio 2016, è stata in qualche modo relazionata dall'amministratore Dino Pignatelli. E di questa relazione, diciamo, di esito è stato dato conto anche nella delibera consigliare. Non vedo però il consigliere Romano che mi aveva chiesto queste cose, non so se lo devo aspettare. Ecco, non ti avevo visto più, allora ho detto. Allora, è vero che noi avevamo chiesto e sollecitato di relazionare sul piano di risanamento, però volevo ricordare che effettivamente Pignatelli aveva fatto una relazione, per quanto molto stringata, sul piano di risanamento. Vabbè, non chiamiamola relazione, quella era... Vabbè, era stata fatta però una relazione... Di fatto però, diciamo, il piano dottoressa di risanamento... Quello che stiamo chiedendo è che ci sono diverse delibere di consiglio comunale che prevedono alcune, sono stringenti, quindi dobbiamo avere una risposta almeno da lei. Sì, se posso maniera formale. Allora, dicevo, il piano di risanamento era del 2016 e valeva sugli esercizi 16, 17 e 18. Nella sua versione, diciamo, di approvazione, aveva previsto sostanzialmente la chiusura inutile di esercizio per gli anni 16, 17 e 18 e anche realisticamente forse del 2019, senza poterlo prevedere, mentre il risultato di esercizio, che poi è stato l'esito della gestione a seguito del piano di risanamento, è stato un utile nel 2016, una perdita nel 2017 e un risultato di esercizio positivo nel 2018. Volevo solo dire che lo sviluppo del piano di risanamento ormai è in qualche modo completato, perché quello si rivolgeva al triennio 16, 17, 18, è stato in qualche modo relazionato e non è tanto il problema di capire come relazionare il piano di risanamento. L'ottica, che anche quella della Corte dei Conti, è capire se la società dopo questo piano di risanamento si è rimessa in piedi o si trova ancora in una situazione di difficoltà, e quindi è il monitoraggio sulla situazione economica del centro turistico. Infatti non è tanto, a mio avviso, un problema di piano di risanamento, ripeto, ha spiegato ormai la sua efficacia negli anni, ma è un problema di piano di rientro di quelli che sono i debiti della società nei confronti dell'ente. Noi abbiamo sollecitato comunque periodicamente sia una relazione sul piano di risanamento. Se vi ricordate, la delibera di analisi della società prevedeva anche che l'amministratore elaborasse un piano industriale, ma proprio per consentire una ripresa della società e un rientro delle perdite. Purtroppo noi abbiamo dovuto registrare che, non per colpa dell'amministratore, perché io non posso addossare tutti i problemi del centro turistico del Gran Sasso che si sviluppano da ante 2008, non li posso addossare all'ultimo arrivato, è un problema anche di organizzazione della società, di carenze di risorse forse professionalizzate per trattare una materia così complessa come quella che è oggetto di gestione del centro turistico. Nelle delibere, per rispondere specificatamente a Paolo Romano, e mi ricollego con questo discorso, nelle delibere, nell'ultima delibera di analisi della società, dove loro avevano formulato un emendamento specifico relativamente alla possibile fusione del TPL e relativamente a una scelta societaria che era di costituire il CTGS come società fondazione, voglio subito precisare che il settore ha già avviato tutti gli studi
che sono stati previsti in quella delibera di analisi. Se vi ricorderete, gli studi che dovevamo fare non riguardavano solo il centro turistico e non riguardavano solo questo aspetto, cioè a parte quelli che non riguardano la società ma CTGS, ma riguardano il SED, che riguardano l'eventuale fusione istituzione con AFM SPA, che sono stati già fatti. Per quanto riguarda il centro turistico, noi abbiamo focalizzato prima il nostro interesse sulla possibilità di diciamo eliminare questo debito nei confronti della società, nei confronti dell'ente, con uno studio sulla possibile cessione dei beni all'ente, che è stato completato e che stiamo continuando ad esaminare sotto un profilo fiscale, perché il problema fondamentale che oggi abbiamo sul centro turistico è una società che ha un forte debito nei confronti dell'ente, deve rientrare di questo debito, ma è talmente elevato che un piano di rientro deve prevedere qualcosa di più che un semplice pagamento di una rata mensile, o, come già è stato fatto dalla mobilità, un abbattimento con dei servizi prestati. Parlo della delibera sul terminal di Collemaggio per il prestito delle persone. Quindi è una situazione molto più complicata di un intervento così minimale, e che richiede anche una notevole professionalizzazione all'interno del centro turistico per poter valutare queste operazioni societarie. Quindi anche noi stiamo cercando di supportare questo percorso. Quanto invece al percorso di unificazione TPL all'interno dell'AMA SPA, dopo già noi a febbraio, perché le polemiche sulla questione degli stipendi, la questione dei mancati contributi non sono polemiche di questi giorni, noi già avevamo improntato delle possibili soluzioni che l'amministrazione sta probabilmente concretizzando in questo periodo. Già da febbraio, poi è scoppiato il Covid e quindi non è stato possibile più riunirsi, eccetera. L'idea era quella di agevolare una sorta di gestione unificata dell'AMA con il centro turistico per quanto riguarda i servizi amministrativi e contabili, perché il problema dei contributi, ad esempio, ora senza voler entrare nel dettaglio, da che mi ricordo, da un incontro avuto con l'assessore e con il rappresentante sindacale Fontana, era essenzialmente che i contributi sono stati versati, ma sono stati versati in una cassa con una denominazione che non è quella del trasporto, che consente delle agevolazioni in sede di pensionamento, e quindi occorre sostanzialmente modificare il titolo di contribuzione per consentire ai dipendenti di poter accedere ai benefici che sono propri del trasporto. Quindi quello che abbiamo potuto rilevare è che effettivamente la gestione amministrativa all'interno del centro turistico è abbastanza carente, ma per carenza di personale, perché comunque è una società piccola, e volevamo che il centro turistico potesse avvalersi di una maggiore strutturazione che invece la società AMA, e quindi si pensava a una unificazione dei servizi amministrativi e contabili, per cui ci sono state una serie di incontri a febbraio con gli amministratori, e per i quali credo forse si potrà concretizzare qualche cosa prossimamente, almeno dagli input che io ho avuto dagli amministratori. Se no, un'altra soluzione poteva essere utilizzare a scavalco il direttore di un'altra azienda all'interno del centro turistico, perché abbiamo proprio bisogno di maggiore riscontro sia sul piano contabile sia sul piano proprio tipicamente amministrativo. Dopodiché il centro turistico, con una dotazione di personale abbastanza esigua, e si trova a dover affrontare delle tematiche molto complesse. Quella che voi avete considerato degli usi civici è sicuramente una delle maggiori, quindi voglio dire, la più piccola società forse che abbiamo, con i problemi più grossi che abbiamo, tutti concentrati all'interno della società. Quindi è necessario fare delle valutazioni anche di organizzazione più complesse, perché non ce la possono fare. Ora io posso scrivere anche 20 lettere a Pignatelli e gli chiedo: fammi il piano di rientro, fammi il piano industriale, fammi la relazione sul piano di risanamento, però se poi alla fine c'è solo un'impiegata che gli prepara le carte e deve correre appresso a tutto, io capisco anche questa situazione, cioè voglio essere realistica. Qui c'è bisogno di potenziare la struttura organizzativa del centro turistico, che ha dei problemi complessi da risolvere.
Non era questo, cioè non siamo stati noi a dire che i problemi del centro turistico erano stati risolti, no, qualche mese fa. Però una dico, lettera, questo, insomma, capisco, cioè, questo per dire. Allora, adesso questo grazie. Grazie. Adesso, allora, io ho queste prenotazioni. Vediamo se ho la prenotazione di Serpetti, di Romano, di D'Angelo, di Silveri, di Mancini. Quindi iniziamo con Serpetti. Prego, Serpetti. Elia non c'è. Allora, Paolo Romano. Romano? Ecco, mi sentite? Prego. Sì, Romano, prego. Ok. Grazie, Presidente. Devo dire, sono uscite diverse positività. Ringrazio anche l'avvocato Coluzzi che ci ha descritto un po' tutta quanta la situazione. Io volevo rispondere però all'assessore Mannetti. Perché l'assessore Mannetti, non so se è ancora collegata, Presidente, l'assessore. No, non è collegata perché alle 11 ci aveva un altro impegno di videoconferenza. Però la stessa cosa la Guido? E anche la dottoressa Guido, sì. Ok, va bene. Allora, sulla convenzione del terminal. Allora, ha fatto riferimento alla deliberazione 335, che è di agosto del 2019. A quella deliberazione ne è seguita un'altra, che è la 397, sempre del 2019. Però così, quella... Romano, mi permetta, sulla convenzione ormai è chiaro che la devono fare, lo ha detto sia il Presidente Pignatelli. E no, l'hanno detto sia ha detto una cosa diversa. L'assessore Mannetti ha detto non c'è bisogno di una convenzione, cioè di una... Quella è una sua... È una sua interpretazione. Prendendo, ecco, lei, c'è bisogno di una convenzione ad hoc. Appunto, ad hoc che passi per il Consiglio Comunale senza prendere un'interpretazione che è veramente forzata del contratto di servizio del centro turistico. Questo va ribadito. Stessa identica cosa che riguarda l'InfoPoint. Cioè l'InfoPoint dal 2017 non ha una convenzione o un addendum contrattuale. E questo è gravissimo, perché lo ha riconosciuto e lo ha sottolineato anche lei, Presidente Masciocco. Cioè si sta lavorando senza una copertura giuridica. Stessa identica cosa per l'assegnazione dell'immobile di via Santa Elisabetta. In virtù di cosa c'è stato questo passaggio? Perché l'amministrazione, la pubblica amministrazione, ha delle regole precise. Attraverso quelle regole si fa politica e si danno le risposte. Io voglio sapere quali sono le regole che hanno rispettato. La stessa cosa equivale al terminal. Cioè dal terminal, dal primo settembre ad oggi, chi sta pagando quei dipendenti? Chi li sta pagando? Turistico. Il centro turistico. Il centro turistico. Lo sa l'ingegner Pignatelli che rischia chiaramente in prima persona se dovessero andare a fare qualche controllo, Corte dei Conti e quant'altro? Cioè è una cosa che non va assolutamente bene, non si stanno rispettando le regole. Stessa cosa, allora i tre subberi a cui faceva riferimento l'assessore Mannetti sono del 2017, non sono tre ma sono due, perché il terzo praticamente era in crescenza e quindi ne sono due. Di quelle due non è che sono andati due al terminale di Collemaggio, solo uno era un esubero certificato nel 2017 con tutta la procedura del caso. Uno addirittura si era fatto seguito, anzi ci sono state delle voci dell'ingegner Pignatelli in questo caso che dicevano che ci fosse poi un esubero volontario, cosa assolutamente falsa, perché non è assolutamente... Ingegnere, adesso le do la parola. Ingegnere, le do la parola, non si preoccupi. Non si preoccupi. Ingegnere, le do la parola, non si preoccupi. Allora, non sono tre gli esuberi, questi esuberi come... Vabbè, questo l'abbiamo capito, Romano. Cioè... E vai, immediatamente ritirato l'esubero, immediatamente. Vabbè. Non è stato spiegato anche sull'InfoPoint, ci sono due unità di personale, lo dice la deliberazione, sia quella del 2017 sia tutte le varie proroghe che ne sono susseguite. Io voglio sapere quanti dipendenti lavorano all'InfoPoint, realmente, non sulla carta, quanti ne lavorano, perché a questo non è stato risposto. Sul gasolio io vorrei dire, no, perché l'ingegnere parla di schifo che c'è sopra lì a Campo Imperatore, no,
ma dovevamo aspettare un furto per metterci mano? Da quando è che è stato nominato amministratore del centro turistico? Abbiamo atteso un furto, quindi punto. Potevamo muoverci prima, ora è successo, chiaramente è stata messa a mano, ringrazio l'ingegnere perché è stata posta un sistema di videosorveglianza e quindi speriamo che questo non accada più. La questione umanitaria dell'Hotel Cristallo. Mi sembra di aver capito dalla sentenza che una parte dell'Hotel Cristallo sia afferente all'ASBUC di Assergi, giusto? Quindi la proprietà non è interamente del comune. Come si fa a fare una convenzione solo con il comune? Io non credo che l'ASBUC di Assergi sia contrario a cedere un immobile, una parte dell'immobile per una questione umanitaria. È sempre un fatto di regole. Non possiamo utilizzare l'emergenza sempre per giustificarci, no? Nelle situazioni amministrative. Non è assolutamente possibile, ingegnere. Poi un'altra cosa, ingegnere, lei non mi può parlare di piano di rientro dicendo dei 56.000 euro di un disciplinare che non è stato neanche sottoscritto. Cioè c'è bisogno proprio di tutt'altra situazione, di tutt'altra questione. Cioè dare le risposte attraverso delle procedure. Okay. Certe. Lei è amministratore. Grazie. E manager, come manager chiaramente deve dare. Grazie Romano, facciamo intervenire anche allora Elia, ci sei? Grazie, sì, grazie. Ok, Serpenti, prego, dai. Prego. Allora, grazie, soltanto per rispondere, perché qua nessuno è fetta e nessuno vuole essere preso per fetta. Allora io ho cercato di far capire che non ce l'avevo con nessuno, ma volevo soltanto chiarire l'aspetto dell'Hotel Cristallo. Allora, quello che lei ha dichiarato, ingegnere, è registrato, quindi non è che io me lo sono inventato, quello è registrato. Sta registrato e quindi lì poi si vede. Lei ha fatto dei lavori su quell'hotel e quindi poi doveva fare una gara d'appalto che non ha potuto fare, l'ha detto lei, non ha potuto fare perché non si è raggiunto un accordo con l'ASBUC degli usi civici. Ora, non deve dire a me che io non devo far polemica perché è una cosa che comunque non va bene per i cittadini. Questo io lo so da me che non va bene per i cittadini, ma questo è un problema che si deve chiedere lei con l'amministrazione principale. Dovete fare degli incontri, chiamare l'uso civico di Assergi, fare una convenzione, non so quello che volete fare. Per quanto riguarda il contratto che lei ha firmato, cioè è andato Paolo, e per quello che ha detto l'avvocato di De Nardis, io non credo che se uno non è proprietario di un immobile possa firmare un contratto di un immobile che... Serpetti, non ti sentiamo. Allora, passiamo avanti. Roberto Junior, prego, Silveri. Sì, un buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Innanzitutto è apprezzabile il lavoro del, chiaramente, il presidente della quinta commissione, ma anche del commissario Romano, del commissario Serpenti. Posso finire? E anche del... Aspetta, Silveri, aspetta. Serpenti, avevamo perso, sì. Prego. Lo so. Sono tornato, tanto ho quasi finito. Quindi non credo che è possibile firmare un contratto se lo stabile non è del proprietario. Questo l'ha detto l'avvocato. Quindi, e un'altra cosa, avvocato, lei è vero che non è stato l'avvocato della sentenza, è anche vero che non ha letto questa sentenza, perché qui c'è scritto che non è più possibile la demanializzazione dei locali. Quindi dovete per forza, se volete andare avanti, trovare un accordo con l'ASBUC di Assergi. Quindi ha voglia parlare di emergenze o non emergenze, bisogna essere proprietari, bisogna lavorarci e chiedere un incontro con questa amministrazione per poter andare avanti, anche perché nemmeno la funivia è vostra, nemmeno l'ostello e nemmeno metà dell'albergo di Campo Imperatore, quindi i lavori poi non inizieranno su quell'albergo perché la metà è del centro, è degli usi civici di Assergi, e voi dovrete trovare un'intesa con gli usi civici, non io. Io, se volete, vi posso dare una mano, sono a disposizione. Grazie. Grazie Serpetti. Silveri, un attimo solo, perché si era prenotato prima D'Angelo. Prego, D'Angelo.
Salve, scusate, solo per rispondere al presidente. Allora, innanzitutto il mio non è un attacco personale, caro Dino, lo sai, ci conosciamo da tempo, siamo fatto da tramite senza alcun interesse personale per il Consorzio Aquilano, perché è veramente un'azienda che sta lavorando e quando si parla di lavoro mi sento coinvolto al 100%, quindi quello che posso fare per chi lavora lo faccio nella massima chiarezza e nella massima onestà. Dopodiché, purtroppo lei in questa assise ha dichiarato apertamente che ha rinnovato un contratto che ancora non scadeva. Io non so fino a che punto è legale, però da quello che mi dicono non è così. Nello specifico so che non ha preso in considerazione delle PEC che chiedevano delle assegnazioni e poi sono state fatte le assegnazioni ad altri che praticamente hanno fatto richiesta dopo e con minor introito per il comune. Quindi a me quello che dispiace è che si va a gravare su persone che vogliono lavorare e che producono sul territorio. Rispondendo all'avvocato De Nardis, lì non si tratta di grossi allevatori che vengono a speculare sulla nostra montagna. Quelli sono allevatori locali di Asterzi che hanno 20 animali, 10 animali. Quindi non è un commercio fine a se stesso, è sussistenza di alcune piccole realtà. Però per quanto mi riguarda, io sono qui dentro se la magistratura farà il suo decorso e si arriva ad avere una chiarezza su questa storia, perché così è veramente deleteria. Si sta facendo soltanto del male a chi lavora e alla città. Grazie. Grazie. Grazie D'Angelo. Silveri, prego. Scusa, un attimo solo intercalare, però avevo chiesto a tutti e tre i contendenti, Consorzio Aquilano, Ausbuck di Pagani, Ausbuck di Assergi, l'elenco e la residenza di chi aveva proposto le richieste, non mi ha arrivato niente. Dino, ti bene, sono arrivati, prego. D'Angelo, poi lo contatti in privato il presidente, dai. Adesso le posizioni sono molto chiare. Ascoltatemi, non si sente nulla, non si capisce niente. Allora, le posizioni sono Pignatelli, le posizioni sono chiare. Quindi poi la contatterà privatamente da Angelo per capire quali sono le situazioni. Prego Silveri. Un buongiorno a tutti. Innanzitutto è apprezzabile e ringraziabile il lavoro del presidente della quinta commissione, il commissario Romano, il commissario Serpetti, anche dell'interessamento del commissario D'Angelo. Sembra che in questa amministrazione, specialmente in questo consiglio comunale, le varie società partecipate siano cose e competenza dei o i singoli partiti oppure il singolo sindaco, quando in realtà, mi spiace ribadirlo, ma è questo, le società partecipate sono di proprietà dei cittadini aquilani e rappresentati direttamente dai consiglieri comunali. Quindi il consiglio comunale è la proprietà vera delle società chiaramente partecipate. Ora, le società partecipate hanno un amministratore che deve non solo amministrare, ma interfacciarsi con la proprietà come tutti gli amministratori del mondo, e questa cosa non avviene almeno nel comune dell'Aquila, interfacciarsi con la proprietà e interfacciarsi con chi lo ha anche nominato chiaramente. Io questo non è che posso escluderlo, ma che se gli amministratori si interfacciano solo e soltanto con chi l'ha nominato, allora arrivati a questo punto, è quello che sarà il bilancio consolidato e tutto quello che serve ve lo votate voi. Il punto qual è? Arrivando al centro turistico del Gran Sasso, anche qui noi abbiamo, come per tutte le partecipate, un contratto con i vari amministratori. Un contratto che all'inizio io in primis avevamo anche presentato alla città come un orgoglio, no? Abbiamo fatto un contratto sulla meritocrazia, sul raggiungimento degli obiettivi, rinnovabile ogni 2 anni. Allora io
lo dico ai colleghi tutti quanti, sia di maggioranza che di opposizione, che oggi rappresentano una proprietà. E lo dico anche a coloro che stanno a rappresentare le forze politiche a livello di partiti. Ma qua, in due anni, quali risultati abbiamo portato a casa? Cioè, me li potete elencare, per favore? Rispetto al disastro che noi abbiamo ereditato, ma quello è un disastro che non fa testo e non possiamo valutare, un disastro che hanno già valutato gli aquilani. Noi in due anni che cosa abbiamo portato al Gran Sasso? Me lo dite? Ve lo dico io, niente, se non magari anche qualche danno. Allora, per non togliere chiaramente il tempo a nessuno, che è prezioso, forse in qualità di anche proprietà, noi tutti quanti commissari, nonché consiglieri comunali, però una cosa chiaramente possiamo e dobbiamo fare, se siete tutti quanti d'accordo, iniziare a prendere le distanze in maniera ufficiale, non più cioè con comunicati stampa, in maniera ufficiale sulla validità o meno dell'amministratore di turno della situazione, della varia partecipata. Per quanto mi riguarda, il presidente Dino Pignatelli non rappresenta minimamente quella che è una mia gestione aziendale, quella che è una mia idea di una gestione sana aziendale. Quindi, presidente, non lo so se la vogliamo mettere ai voti questa cosa qui in consiglio comunale, non lo so, a Piazza Palazzo, davanti a un bar, non ho neanche idea di come ci possiamo incontrare. Mettiamo a votazione la fiducia che la proprietà ha verso l'amministratore e andiamo avanti. Grazie. Le consiglio di proporre. Aspetta, Pignatelli, un attimo solo. Allora, Silveri, io la invito a presentare in consiglio comunale una mozione di quello che lei ha sottolineato, affinché possa essere fatta chiarezza rispetto ai rapporti tra il consiglio comunale, l'amministrazione comunale e la SPA. Ora, Mancini, se per favore, Angelo, riesci a raggruppare un po' tutto quello che ci si è detto, affinché poi facciamo intervenire Pignatelli e chiudiamo la riunione. Prego, Angelo. Mancini. Ti ringrazio, Giustino, che mi dai questa patente di sintesi di tutto quello che è successo. Ma io ho apprezzato l'intervento di Roberto Silveri e ho visto che negli anni, come consigliere comunale, quindi come amministratore di questa città, è cresciuto molto. Quindi l'invito che ti ha fatto Masciocco, tramutalo veramente in mozione in consiglio comunale. Caro Roberto e cari consiglieri comunali che avete discusso adesso, mettendo sempre sotto inchiesta a turno qualcuno delle società per azioni, questo problema arriva dal fatto che l'interlocutore principale delle società per azioni non è più il consiglio comunale nella gestione, nelle scelte, ma è il sindaco che rappresenta la proprietà all'interno delle assemblee delle società per azioni. E questa è l'anomalia. E i sindaci che si sono succeduti non vengono mai chiamati in causa, perché di volta in volta si mette sotto processo l'amministratore di turno, si mette sotto processo l'assessore di turno e non cambierà mai nulla. Le società per azioni sono state costituite negli anni 2000 perché dovevano essere non quelle che erogavano servizi migliori ai cittadini, ma quelle che sistemavano la parapolitica, cioè chi stava vicino ai partiti che si sono suddivise negli anni in tutte le amministrazioni la gestione di queste società per azioni, portandone ognuna, dico nessuna, a vantaggio dei cittadini del Comune dell'Aquila. Su tutte le società per azioni si è dovuto intervenire per ripianare i debiti,
con i soldi dei cittadini aquilani, caro Roberto, e si continua. Poi si parla dei piani di rientro, ma quali piani di rientro? Io mi sono fatto dei conti, negli anni le società per azioni hanno eroso e avrebbero decapitato completamente il bilancio del comune dell'Aquila. Ma oggi si parla del centro turistico e parliamo del centro turistico, però il discorso vero non è quello degli operai o dei dipendenti che stanno dall'una e l'altra parte, adesso faremo anche questo, ma degli amministratori, di tutto quanto quello. Poi gli amministratori hanno assunto, non mi riferisco a Pignatelli in particolare, un atteggiamento nel quale pare che le persone che lavorano nelle società per azioni siano loro dipendenti, senza sapere che loro sono dipendenti e stipendiati dal comune dell'Aquila e dai cittadini aquilani. L'ultima volta abbiamo assistito a uno dei presidenti, degli amministratori, che ha detto: i miei dipendenti, ma quali miei dipendenti? Cioè, questi sono i concetti fondamentali che non sono entrati nella testa delle persone, caro Roberto, mi riferisco sempre a te, che adesso però mantieni quella barra dritta e speriamo che dietro vengano anche altre persone della maggioranza e non ci siano soltanto gli yes men, perché gli piace e gli fa comodo che venga nominato quell'amministratore, no? Perché poi risponde a quel gruppo politico. Per quanto riguarda il centro turistico Gran Sasso, io mi rivolgo soprattutto alla dirigente, che qualche tempo fa era entusiasta, me la ricordo, di quello che l'amministratore presentava, una situazione che mutava, no? Negli introiti del centro turistico Gran Sasso, per cui poi si riusciva a far fronte alle spese e non ci serviva più l'intervento del comune, però il debito che il centro turistico Gran Sasso ha nei confronti del comune è enorme e non si riuscirà mai a ripianare con l'attività, perché il centro turistico ha come attività base, no? L'attività turistica invernale. Non esiste una stazione sciistica come il centro turistico Gran Sasso che possa essere il perno di un'attività come quella di un centro turistico. Non è adatto, per come è strutturato oggi, ad essere il perno di un centro turistico, di una società per azioni. Per quanto riguarda il personale, ma qua ci chiediamo chi li paga. Le persone che si spostano da una società per azione al comune dell'Aquila, che è un ente, e non ci poniamo invece il problema fondamentale: come fanno, con quale tipo di contratto? Cioè, le persone stanno lavorando in un'altra parte, se gli succede un infortunio, che succede? Chi risponde? Chi risponde della vita e del lavoro di quelle persone che dipendono da una società per azione e lavorano in un'altra? Cioè, questa è una cosa che andava sistemata, ma è difficile da sistemare. Ma quale disciplinare? Ma come si fa a fare un disciplinare dove le persone di una società per azione del comune dell'Aquila vanno a lavorare nel comune dell'Aquila, vanno a lavorare al terminal, vanno a lavorare all'infopoint? Bisogna invece invertire il discorso, che quelle cose, l'infopoint, sia dato in gestione al centro turistico Gran Sasso, che non lo gestisca direttamente il comune. Allora probabilmente si potrebbe sistemare questa cosa. Così non si sistemerà mai nulla, mai nulla. I dipendenti della società per azioni, se sono in esubero, vanno in esubero, non possono andare al terminal che è gestito dal comune, all'infopoint che è gestito dal comune, e in cambio l'immobile di via Santa Elisabetta. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Ma di quale piano di rientro? Dite invece quali sono i soldi degli aquilani che sono trasferiti annualmente, che sono stati trasferiti
1.450.000 euro così all'improvviso di botta, gli altri contributi straordinari, no? Per cercare di mandare avanti una società che non ha nessuna possibilità di reggersi con i propri piedi. Adesso la proposta magari arriverà con l'AMA, e così con gli addendum dell'AMA, raddoppiamo gli addendum, diamo l'addendum all'AMA e l'addendum al centro turistico e andiamo avanti così. Ma chiaramente questa non è una politica per le società per azioni che si può fare. Nessuna razionalizzazione è stata fatta, nessun risultato è stato raggiunto, nessuno, né nel 2017 né oggi. Nel 2017 è stato raggiunto un unico risultato, quello detto da Cialente, fino al 2017, non abbiamo licenziato nessuno, questo è il risultato. Ma sul servizio, la qualità dei servizi che si dà, i costi dei servizi, c'è neppure una parola. Neppure una parola. E allora dai, riappropriamoci della proprietà, ma tu sai benissimo che poi sono i numeri che contano. Quindi tu sei uno, io sono un altro e siamo all'interno di due maggioranze e minoranze. Le minoranze che oggi ci sono hanno come partiti, anche delle responsabilità e delle aspettative, che sono queste, caro mio. Se la destra perde le elezioni, le società per azioni servono ancora come camera di compensazione, come ha detto onestamente, forse l'unica cosa che ha detto onesta Biondi, no? Camera di compensazione a livello amministrativo, e mi riferisco della politica. Allora che vogliamo fare? Siamo tutti d'accordo? Firmeranno tutti quanti i consiglieri di destra e di sinistra perché il comune si riappropri di queste società per azioni e inizi un'opera di razionalizzazione delle stesse e modifichi anche quello che avevo detto a Biondi, la nomina di chi va a gestire queste società per azioni, che sono complesse, Pignatelli, non è che è una passeggiata, sono complesse. Però se si scelgono le persone non in base alle appartenenze e alle vicinanze politiche, ma in base alle competenze acquisite nei vari settori, probabilmente qualche cosa in più si riuscirà ad avere. Quindi adesso sistemate la situazione dell'immobile di via Santa Elisabetta, sistemate la situazione delle persone del terminal, dell'InfoPoint, vedete un attimo quello che dovete fare con gli usi civici, perché è importante. Nessuno ha dimenticato la situazione che si viveva, caro Pignatelli. Io me lo so sentito dire anche da Taranta. Io ne ho vissute di situazioni di questo genere. Nel 2009 in prima persona, ma anche adesso come amministratore soltanto. Le responsabilità soltante, e ci serve veramente, veramente la capacità di prendere le decisioni che non possono essere quelle che saltano, no? Le norme che ci sono, capito? Lì si poteva, siccome c'è una questione aperta, è vero che la gestione è una cosa diversa dalla proprietà, caro avvocato De Nardis, però che ci voleva a farlo insieme? Si chiamavano gli usi civici e si dava questo hotel, se era quella la soluzione migliore. Io non ritengo che quella fosse la situazione, la soluzione migliore in quel momento là. Probabilmente una parte più strutturata, già funzionante, sarebbe stata la soluzione migliore. Grazie. Grazie Mancini. Allora, ingegner Pignatelli, adesso le do la parola, però le volevo dire per cortesia, successivamente, se ci fa una relazione sui punti che abbiamo toccato, anche perché noi siamo in videoconferenza, poi la sbobinatura della commissione costa e l'ufficio di presidenza non sempre ce la dà, però se noi utilizzassimo questo, sì, aspetti,
utilizzassimo questo sistema, cioè nel senso che alla fine della commissione lei ha ascoltato i consiglieri, ha ascoltato tutto, se ci fa una relazione rispetto ai punti che abbiamo toccato, in maniera tale che io lo giro a tutti i consiglieri e ogni consigliere, anche coloro che non partecipano alla commissione di garanzia, hanno la documentazione necessaria per poter svolgere la propria attività di rappresentanza. Prego adesso. Chiaramente metterò in relazione il mio pensiero, non posso riportare il pensiero degli altri. Prego. Avvicinati, non si sente. Io farò questa relazione, ma riportando il mio pensiero, non quello dei miei interlocutori, perché ognuno riporterà il proprio. Io dirò come la vedo sui punti. Comunque, tornando alle varie, rispondo prima al consigliere Mancini. Cioè, il fatto di, allora, bisogna specificare un fatto. Il centro turistico Gran Sasso, come tutte le altre partecipate, è una SPA. È vero che è a capitale pubblico, ma è una SPA. E l'amministratore della SPA ha delle responsabilità penali, economiche, cioè tutte le responsabilità che competono ad un amministratore. Allora, l'amministratore deve poter agire. Quindi il fatto di dire ai miei dipendenti, forse impropriamente, comunque io non l'ho detto, qualcun altro l'ha detto, comunque è un'accessione che può starci, perché se uno deve amministrare, deve poter gestire la situazione. E quindi non può per ogni decisione convocare il Consiglio Comunale. Quindi questo è un fatto a cui mi tengo di dover rispondere. Poi il Consiglio Comunale fa la sua esposizione, come ha consigliato il consigliere Silveri, e chiedere delle dimissioni. Io, per carità, è legittimissimo. Quello è nella proprietà, è compito della proprietà, accettare o meno l'operato dell'amministratore. Però l'amministratore, quando deve operare, deve avere la possibilità di gestirla la situazione. Se no, che amministratore è? Vorrei vedere a lei, amministratore senza poter prendere una decisione, dover convocare ogni volta il consiglio per poter prendere una decisione. Quindi su questo penso di essere stato chiaro. Quando riguarda il consigliere Silveri, non è d'accordo con la mia amministrazione, farà la sua rimostranza, magari, se ritenete che non sia idoneo, me ne vado. Comunque, rispetto alla conoscenza del problema, sapete che i problemi della montagna li conosco bene. Quindi sembra di essere stato anche ben accettato da chi frequenta realmente la montagna e non solo con le chiacchiere. Questo mi ricordo a qualcuno che... Quindi il problema dei risultati, purtroppo io riesco a mantenere la gestione e cercando di fare del meglio, e anche quest'anno l'avete letto su tutta la stampa, nonostante la carenza di neve siamo riusciti a stare aperto con la stazione, e abbiamo avuto riscontro da tutta la regione, quindi vorrei vedere qualcun altro che cosa poteva fare e più di quello che ho fatto. Per quanto riguarda il problema è che comunque il Gran Sasso è al centro, è in bocca a tutta la città, ed è vero, evidentemente ci tengono. Però il discorso è questo, cioè si è solo critici, perché allora sto cercando di organizzare la stazione estiva, veniamo fuori da un periodo in cui per due mesi siamo stati completamente assenti, non potevamo disporre di nessuno. Appena partita la stazione estiva, cerco di organizzare, mentre stavo in conferenza, l'assessore Mannetti ha parlato con Fattore, per cui gli ho esposto la gestione, l'organizzazione del parcheggio a monte, della gestione delle persone che vengono su. Stiamo mettendo in campo delle iniziative per poter diversificare questa, però se non abbiamo le infrastrutture, e mi riferisco in particolare all'albergo, non riusciamo a cavare un ragno dal buco, perché senza la disponibilità di una infrastruttura, degli spazi, di quello che necessita un'accoglienza, non riusciamo, ma più di quello che facciamo non riusciamo a fare. Io
non so cos'altro posso dire, però ripeto. Va bene, grazie, grazie Presidente. Mancini, che amministrazione deve fare? Silveri, che io sono disponibile. Se ci fa una relazione, noi la ringraziamo, Presidente. Mancini, prego. Grazie Presidente, soltanto una cosa che spero di aver capito male, che il piano di rientro del centro turistico di Grand'Alzo, questo lo chiedo alla dirigente, si stava studiando la possibilità di cedere per pensare del centro turistico al Comune, di cedere degli immobili del centro turistico. A che gioco giochiamo? Questi immobili sono stati conferiti alle società per azioni quando si sono costituite dal Comune dell'Aquila, di che gli appartenevano. Cioè adesso che facciamo? Se ho capito bene, poi la risposta dalla dirigenza, okay. E se la linea da seguire è quella per ripianare il debito che fonti dell'ente, e questa è la cessione di immobili, che è una pazzia, che è una pazzia. Cioè, possa la risposta dalla dirigente. Mancini, io non ho sentito bene perché si interrompeva la connessione. Non so se gli altri hanno sentito. Mancini ha detto che la compensazione tra il debito e la vendita degli immobili è una pazzia. È una pazzia. Vabbè, allora. Allora, per la Colucci, glielo dico io. Cioè, state pensando a compensare il debito che il centro turistico ha nei confronti del comune con la cessione dei immobili del centro turistico al comune dell'Aquila. Mi pare di aver capito questo. Forse nel 2000 chiaramente non c'eri, non lo so dove stavi, ma nel 2000 quando si sono costituite le società per azioni, ha adottato le società per azioni un patrimonio che era del comune. Sì, certo, posso? Allora che facciamo? A che gioco giochiamo? Allora, no, qua c'è un discorso un po' più ampio. Prima l'aveva toccato anche Paolo Romano. Qui si sta cercando di capire se il centro turistico del Gran Sasso deve rimanere una società da sola, se si deve fondere per la parte del TPL con l'AMA, se praticamente la parte degli immobili debba essere gestita direttamente, quelli con vocazione turistica o meno. Questo è uno degli studi che si sta facendo insieme ad altri. Mi sento un rimbombo, mi sentite? Sì, sì. Ok, questo è uno degli studi che si sta facendo insieme ad altri. Non è che si cedono tutti i beni del centro turistico al comune. Lo so che sono stati conferiti per la costituzione della società. C'è però un grosso problema, di un grosso debito del centro turistico nei confronti dell'ente, che deve trovare una soluzione, perché se no sta società sta con questa zavorra, è difficile che possa in qualche modo rientrare del debito. Quindi una delle soluzioni che era stata presa in considerazione era un'ipotesi di cedere un bene magari che non era strettamente funzionale alle attività e quindi compensarla con il debito. Però ripeto, siamo in fase di studio, come stiamo valutando anche l'altra opzione che era stata suggerita dai consiglieri in sede di emendamento, perché qua comunque questa società deve avere un assetto societario diverso, perché così non sta funzionando. Quindi sono tutte cose che devono essere comunicate del consiglio, che il consiglio si deve pronunciare. Non stiamo pensando niente, cioè questi indirizzi di studio che ha dato il consiglio nell'ultima delibera che vanno portati alla direzione del consiglio per avere elementi per assumere le decisioni necessarie. Cioè non, nessuno può indirizzare se non il consiglio, specialmente quando parliamo di rispettare. Ok, grazie. Dottoressa, ci tiene informati sull'avanzamento? Sento il microfono. Scusate, chiudo il mio microfono perché ci tiene informati
come commissione di garanzia ci tiene informati sull'avanzamento eventualmente della proposta di compensazione del debito con l'immobile, cioè nel senso di venirlo a sapere non quando sarà fatto ma durante un iter, ok? Possiamo? Certo, assolutamente. Ora siamo solo nello studio, allora, siamo ancora nella fase di studio. Ti lasci perdere questa via, perché non è la via. Non è la via, non può essere la via. Va bene. Allora, a stare al posto di questo genere, è un immobile che era del comune, conferita la società per azione, per compensare il debito privata, la società per azione al comune. Angelo, ma tanto per Angelo, per poter poi, anche se dovesse essere fatto, va sempre approvato dal Consiglio Comunale, perché sarebbe una permuta, cioè quindi è comunque una variazione di bilancio, cioè ci sono comunque degli atti successivi che potranno poi permettere ai consiglieri comunali di intervenire. No, ti chiedo, spero che lo faccia Silveri. Fa questa mozione, la firmeremo tutti, quella che fa Silveri. Vabbè. Ci serve un confronto nella parte che governa questa città, non con il dirigente. Però come vedi non interviene, nessuno, cioè a tutti sta bene questo tipo di andazzo, contenti loro, che dobbiamo fare? Allora, io vi ricordo che... Capisci? Lo so, fatto da per 20 anni, non molliamo in questo senso, cioè non è possibile, il centro turistico come società per azioni, come strutturato, non può andare avanti, e la soluzione non è quella di cedere un immobile al comune per compensare il debito. Lo sai come la penso, quindi non, a me non mi devi convincere. Allora, per chiedere, però, noi dobbiamo convincere gli altri, questo è il punto, e ci proviamo. Che dobbiamo fare? Allora, la commissione è terminata, i consiglieri comunali che hanno necessità di avere il permesso, basta che o scrivono alla quinta commissione oppure scrivono a Fischione, a fabrizio.fischione@comune.l'aquila.it, per chiedere il giustificativo che gli sarà fornito. Quindi la commissione è chiusa. Ingegner Pignatelli, grazie dottoressa Coluzzi, grazie De Nardis. Ingegnere, aspettiamo una relazione che come lei vorrà fare per quanto riguarda questa riunione, e buona giornata. Arrivederci. Presidente, ricordarmi tutto, sì? Perché sbobinare costa, io invece non costo, com'è la situazione? Non ho capito. No, ho detto non è che non costa, cioè nel senso che non abbiamo, allora, mentre possiamo rubare un'ora del suo tempo per fare una relazione, ed è più accorta, perché nelle risposte che lei ha dato io ho permesso che la risposta si fosse articolata ma discorsiva, però le sono state fatte alcune puntualizzazioni che secondo me meritano un impegno scritto da parte sua nelle risposte che ha dato. Io le sto chiedendo soltanto di mettere per iscritto quello che ci ha detto. Tutte le domande. No, tutte le domande, diciamo in generale. Però lei non, me le ricordo. Lei ha visto la convocazione, ingegnere, ha visto la convocazione. Rispetto alla convocazione, rispetto alle domande che ha fatto, alle quali già ha risposto, le sto chiedendo soltanto per mettere a conoscenza anche gli altri consiglieri che non hanno partecipato alla commissione di conoscere l'esito di questa commissione. Poi, se lei ritiene che perde troppo tempo o che non ha la possibilità di farlo, nessuno le dice nulla, vuol dire che sbobineremo la riunione e la manderò ai consiglieri. Grazie, buona giornata. Sui punti dell'ordine del giorno. Arrivederci. Arrivederci.